Signore e signori, buon pomeriggio, sono le 17:55 e siamo in diretta dalla Lunetta Gamberini al Fine Field, Campo Bernardi, chiamatelo come volete. Massimo Terracina ai microfoni, quest'oggi con un ospite d'onore, Nicola Cacciari, che salutiamo, ci ha solati, come si suol dire, e abbiamo cooptato un giocatore ancora in attività, ma che ha vestito con grande onore e dignità la maglia numero 7 di Defensive End della difesa dei Warriors Bologna, Andrea Miranda. Andrea, benvenuto. Ciao, buonasera, benvenuti a tutti. Siamo pronti per questa partita qua che, insomma, secondo me ci darà un bel po' di cose di cui parlare. Ma guarda, io credo che sarà una partita divertente, al di là della classifica, della quale parleremo dopo, perché gli incroci e gli intrecci sono abbastanza importanti. Sono importanti perché in questo momento i Panthers Parma sono i primi della classifica, i primi della classe, con la bellezza di 5 vittorie su 5 partite. E poi seguono i Simen Milano, che hanno fatto il passo falso la prima partita proprio contro i Panthers. E intanto vediamo entrare la formazione in maglia bianca e numeri specchiati dei Panthers Parma, i quali vengono a Bologna con una certa tranquillità. Fra Sì, poco. diciamo che è una partita che per i Panthers non conta praticamente nulla, nel senso che sono già automaticamente primi in classifica e quindi sarà interessante anche capire con quale formazione scenderanno in campo sia all'inizio sia dopo qualche quarto in cui il punteggio si sarà un po' evoluto. Vediamo, speriamo che il punteggio si evolva in maniera paritetica, così avremo una partita. E comunque chi sta per entrare in campo adesso sono i nostri beniamini, i padroni di casa, i Warriors, Carpanelli Warriors Bologna, con la loro classica tenuta blu. I blu bolognesi del Guerriero, che sono pronti a dare battaglia, dicevo, dalla terza posizione in comproprietà con i Guelfi Firenze, con i Dolphins Ancona e con i Ducks Lazio. E quindi siamo all'ingresso, è un momento emozionante per chiunque abbia giocato nei Warriors, varcare quel corridoio, vedete i fumogeni blu, e i Warriors si preparano ad entrare in campo con la solita carica, il portabandiere Mattia Parlangeli, poi faremo un paio di battute anche sul portabandiera olimpico per la squadra azzurra, ma di questo ne parleremo dopo. Che non è Mattia Siamo Parlangeli, che non è abbiamo Mattia scoperto. Parlangeli, no, però c'è nella squadra di Parma, io ho riso molto, perché il numero 8 ha lo stesso nome di un famosissimo ciclista che è esattamente Elia Viviani, ma non ha lo stesso fisico, anzi è 3 volte Elia Viviani, quindi abbiamo riso molto su questo. Signori, siamo pronti ad avere una partita. I Warriors si schierano. Tutti, anche gli infortunati, riconosciamo con il gambone Mattia Sturniolo, che è il nostro responsabile, ed ecco i Warriors Bologna che entrano in campo, pronti alla singola attenzione contro i Panthers Parma, squadra tuttora imbattuta nel campionato di serie maggiore della FIDAF. Sì, una partita che per i Warriors è importante a prescindere, nel senso che dovranno provare a vincere in ogni caso e sfruttare qualsiasi calo di tensione pre-fase orologio, proprio perché questa fase orologio per i Warriors potrebbe essere un po' tricky, come si dice. A seconda di come finiranno in classifica, anche a seconda delle partite che ci saranno poi, si potrebbero creare degli accoppiamenti favorevoli per quel quarto posto. Che era l'obiettivo minimo dei Warriors a inizio stagione, che adesso, dopo la vittoria con Ancona, sembra più vicino rispetto a quanto si potesse immaginare qualche settimana fa. E comunque ci sono squadre che hanno fatto dei campionati incredibili, chi è partito benissimo ed è finito malissimo, chi è partito malissimo ed è finito benissimo, quindi stiamo assistendo a dei capovolgimenti di campo abbastanza importanti. Per dare un attimo una spiegazione, il 29 e 30 maggio, cioè il prossimo weekend, avremo una pausa di campionato, dopodiché nei 3 weekend che seguiranno ci saranno le 2 partite della fase orologio. Spieghiamo che cos'è questa fase orologio. Fase orologio è un sistema per aumentare il numero di partite quando le squadre sono dispari, che permette di appunto arrivare a un minimo di 8 partite giocando con quella che si è classificata nella stagione regolare sopra e poi sotto, quella sopra fuori casa, quella sotto in casa, e da lì viene fuori la classifica finale da cui derivano i playoff, che quest'anno sono da 4 squadre, quindi si va direttamente alla semifinale. Per i Warriors sarà fondamentale impostare una grande partita in difesa dall'inizio, perché
diciamo che fisionomicamente l'attacco dei Warriors ha dimostrato di far fatica ad andare oltre, mi sbilancio, i 28 punti, anche se diciamo sono stati raggiunti poche volte. Quindi il compito della difesa è settare il tono immediatamente e cercare di tenere la partita e dare all'attacco più possibilità di segnare. Ci sono delle ottime notizie dallo spogliatoio. Intanto vediamo i capitani a centrocampo, riconosciamo Parlangeli, facciamo fatica a vedere chi è il giocatore di Parma, ne parliamo dopo. I Warriors vincono il sorteggio e scelgono nel secondo tempo. Perfetto, quindi i Warriors declinano, per cui ruotate, calceranno. Panthers riceveranno su questo lato. Grazie. Ricevono i Panthers. Dicevo, ci sono delle buone notizie dello spogliatoio, perché pare che i veterani abbiano preso un po' la situazione in mano e abbiano cominciato a fare un po' di training autogeno, un po' di come possiamo dire, una consapevolezza nuova di una squadra che comunque è messa bene in campo, nonostante gli infortuni, che ce ne sono parecchi. Ricordiamo che sono assenti Paolo Ricchiuti, linebacker, Antonio Ponzo, uomo di linea d'attacco, Alberto Meletti, uomo di linea d'attacco, e Andreu, Cristin Andreu, defensive back, e Thomas Turniolo, linea d'attacco. Quindi linea d'attacco è decimata. Sì, non dimentichiamo che i Warriors vengono da, a parte la stagione del Covid, comunque una stagione giocata con un QB italiano e quindi molto diversa rispetto a questa qua, quindi probabilmente avevano bisogno forse di più tempo di assestamento rispetto a quello che ci si poteva aspettare all'inizio. Per fortuna possiamo dire che non è detta ancora l'ultima, ancora ci sono le possibilità di arrivare almeno ai playoff, poi da lì te la giochi direttamente nella partita. Beh, quindi sarebbe sicuramente un ottimo risultato. Diciamo che esistono dei precedenti fra le due squadre. Vorrei citare il più eclatante, che è un Super Bowl che fu giocato nel 2011, nel quale fu conseguito un risultato incredibile. Adesso andiamo a vederlo. È stato un 62-76 in favore dei Panthers, che tuttora è il Super Bowl che per squadre combinate di punteggio ha il record assoluto italiano, ed ha anche il record assoluto italiano come partita singola, quindi una cosa memorabile. E siamo al calcio d'inizio e la partita è iniziata. Sì, calcio non troppo lungo, che arriva direttamente a Malpelia Valli, che prova ad allargarsi sulla destra, supera Camassa e poi esce dal campo intorno alle 33 yard per un buon ritorno, molto più verticale che orizzontale. Ed è stato lo stesso Camassa a spingerlo verso la linea laterale, diciamo che si è fatto aiutare proprio dalla sideline. Gioco di esperienza. Gli special team sono importantissimi, perché è vero che l'attacco segna i punti e la difesa vince le partite. È anche vero che naturalmente la difesa, soprattutto per come è messa in campo, con una squadra di questa levatura, vediamo come si comporterà. Prima sfuriata offensiva per i Panthers con Hennessy in campo, e onestamente non me l'aspettavo, avrei detto Monardi. Prima corsa di Malpelia Valli, flicker, lancio lungo per Alinovi, che è libero, intercettato da Sargeni. Gli è andata bene Alinovi, perché di solito in quelle situazioni prende delle legnate che non si tira su. Però bravo, molto bravo, ben piazzato, ma soprattutto questo ci fa vedere che i Panthers stanno provando tutti i trick play per i playoff. Questa probabilmente è un pochino una supponenza che non ci è piaciuta, ma va bene così. È un segnale di quello che i Panthers volevano far vedere. I Warriors molto 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 svegli. Sargeni ha recuperato, perché aveva perso un attimino all'inizio. Alinovi, c'era un po' di gap, per sua fortuna Hennessy ha lanciato con un po' di braccino, era un po' corto questo lancio qua, forse perché ha lanciato in fretta, e Sargeni era perfettamente posizionato per intercettare. Allora in attacco, il miglior modo di iniziare non c'era. È vero che una rondine non fa primavera, però intanto cominciamo. Oh, peccato, ben marcato, ma comunque aveva la palla in mano, era Prulz, questo nome è un francese che però è tornato in Italia, insomma, Prulz. Il quale comunque mi viene segnalato come uno dei giocatori più interessanti del backfield difensivo parmense. C'è stato il migliore in campo nella scorsa partita. Qui Parlangeli forse ci ha creduto poco, perché aveva l'uomo molto vicino, ma non è andato per la palla e quindi è caduta, e sarà un secondo e 10. Secondo e 10, diamo a Capogrosso, che con un bel
Wing back around, si corre quasi il primo down. Allora ricordiamo, perché abbiamo anche delle persone che sono neofite, il football americano è un gioco che si gioca con 45 persone in campo, squadre da 11 contemporaneamente in campo, e soprattutto bisogna conquistare 10 yard per avere un primo tentativo, quindi altri 4 tentativi a disposizione per chiudere il down e andare avanti. È successo, qui Capogrosso è riuscito a chiudere il down e nuovamente un set di azioni offensive per i Warriors. Capogrosso che quest'anno stiamo vedendo molto di più utilizzato in posizione di fullback, come si sta schierando in questo momento, prima giocava molto di più slot e non sta andando male, infatti questo jet sweep è venuto molto bene. Lancio per Parlangeli che è libero e la riceve con Brooks che lo placca immediatamente, ma ancora un altro primo down. Parlangeli ha subito un colpo che ha sentito un attimino, forse scenderà questa azione. Comunque la prima spuriata offensiva dei Warriors. Beh, per fortuna non hanno chiamato targeting, dai. E quindi un bello slant, un altro primo tentativo. Primo tentativo è 10. Ed è in motion Sargeni, il quale però viene contratto col numero 3. E abbiamo Dennis Bilkari, che è una delle colonne portanti di questa difesa. Ex Giant Bolzano, molto fisico, un defensive end molto rapido, che era proprio quello che serviva alla linea dei Panthers per essere, che tra l'altro una delle migliori in Italia, per essere ancora più difficile da contenere. Ecco, Giants, squadra che ha rinunciato alle velleità di campionati maggiori perché importava giocatori un po' dappertutto, per cui probabilmente ha deciso di puntare sui giovani, anche perché forse erano mancate le riserve finanziarie per consentire l'acquisto giocatore. Ed ecco Berezin, il quale, lo zar, prova a avanzare la palla, un guadagno di 4 yard circa. Sì, siamo intorno al terzo e 9. Intanto il Panther si prepara, è la prima azione, un down si porta al terzo, vedremo se i Warriors riusciranno a chiudere anche questo down quando siamo intorno alla metà campo. Nel frattempo nel 2021 Berezan è riuscito a guadagnare l'alloro di colui che ha corso più tentativi nella partita con 24 portate contro i Ducks Lazio il 17 aprile. Quindi lo Zar è un grande corridore e anche un grande bloccatore. Lunei prova a scappare sulla sinistra. Lunei ci prova, balla. Tantissima pressione, poi si butta per terra per evitare il sack. Ma c'è una flag che potrebbe essere un holding difensivo, guardando la posizione. Ascoltiamo l'arbitro. Un grande pursuit da parte della formazione maglia bianca che non si dà mai per vinta. Sì, linea d'attacco dei Warriors che è collassata praticamente allo snap, però holding difesa e quindi sarà primo down per i Warriors. Ottimo, probabilmente anche per questo motivo Rooney è rimasto con la palla in mano senza riuscire a lanciare e quindi è dovuto scappare subendo poi dopo il sack che è stato annullato dalla flag per i Panthers. Ecco, ricordiamo che la palla può essere lanciata una sola volta in avanti dal quarterback, a meno che il quarterback non deve superare la riga immaginaria che divide le due squadre, si chiama screaming line. In questo caso una penalità è stata holding della difesa sul ricevitore leggibile, 10 la penalità sul primo down. Ci ricorda il signor Maghini che è un primo down per i Warriors, 10 yard di penalità, holding effettuato nei confronti di un ricevitore dei Warriors, quindi chiaramente ha messo in difficoltà Rooney perché si è trovato senza un bersaglio. Rooney prova a lancio per Zanetti, lancio forse un po' lungo. L'altissimo questa... Zanetti. No, Zanetti che sta segnando praticamente in tutte le partite. 5 touchdown, tra l'altro Zanetti, andiamo a vederlo, Zanetti è in classifica
è in classifica, dopo andiamo a vedere qual è la sua posizione, perché effettivamente con 5 touchdown è la classifica degli scorer e ci sono 3 ricevitori comunque dei Warriors nelle posizioni di testa della classifica dei ricevitori, per cui direi che soprattutto considerando i ricevitori americani che ci sono in questo campionato. Trips sulla destra con Zanetti in formazione di tight end, che proprio Zanetti si muove prima dello snap, 5 yard di penalità per un fuorigioco dell'attacco Warriors. Falsa partenza, attacco numero 85, 5 yard penalità, ancora secondo down. Sì, non ci voleva proprio in questo momento, in un secondo down, andare indietro di 5 yard. Certo che i Warriors sono comunque una squadra che lancia molto, quindi anche guadagnare yard in caso di completi dovrebbe essere un pochino più semplice, quindi nulla è perduto. Intanto andiamo un attimo sul campo dei Dolphins di Ancona. I Guelfi Firenze segnano per 7-0 il primo touchdown della giornata, quindi vanno in vantaggio, ed è, non si sa chi ha segnato, perché su Feed Up Game lancio Day... per Sassoli, che forse poteva riceverla, da qui abbiamo fatto fatica a capire se il cornerback sia riuscito effettivamente a toccarla. Fatto sta, 3rd and 15. Vedremo l'offense dei Warriors che cosa metterà in campo in questa situazione per cercare di chiudere almeno il down e portarsi almeno nelle vicinanze di un possibile calcio. Dal piede di Raya, potente kicker e guardia proveniente dai Ravens di Imola in prestito. Berezan, l'unico running back, doppio-doppio. Capogrosso in motion ed è una finta di corsa ed è un bel lancio, una sciabolata perfetta su Zanetti, il quale si fa trovare puntuale all'appuntamento. È però un 4th and 5. Longhi va. Longhi ovviamente la giocherà perché siamo ancora troppo distanti per provare un calcio e giustamente va per il 4th and. Allora vediamo che Zanetti è 9° in classifica generale con 5 touchdown, 6,4 punti a partita. Down fondamentale per i Warriors. 4th and 5, forse qualcosa di meno, anche 4. Si lamentano i Panther per una... C'è tantissima pressione, prova a scappare, ancora c'è la pressione, Rooney lancia e riceve Sassoli! Eccezionale! Incompleto. Il ref ha dato il completo. Ref ha dato il completo, partono le lamentele blu. Andrebbe rivisto. Abbiamo visto anche qualche altro probabile fallo da parte dei Warriors, perché quando poi il quarterback va in scramble è evidente che i difensori hanno buon gioco perché cominciano a correre dietro e gli uomini di linea d'attacco non si trovano più gli angoli per il bloccaggio, per cui è chiaro che possono scattare usi illegali delle mani, può scattare un blocco alla schiena, eccetera eccetera. Diciamo che vabbè, ci sta questo incompleto perché comunque probabilmente c'era qualche altra penalità. E adesso ricominciano con un doppio stack di ricevitori per quanto riguarda i Panthers. Parte Pelavalli, non c'è nessuno a prenderlo. Pelavalli supera anche Billy, poi arriva Sargeni. Primo down, 15 yard di corsa per Malpelavalli. Efficacissimo running back con le zampine piccole piccole, corte corte, che si muovono a una velocità iperbolica e riesce a fare gli stessi, cioè va praticamente veloce uguale sia che curvi o sia che vada dritto. Sì, qui la linea di difesa è stata aperta perfettamente al centro e quindi Malpelavalli ha solo dovuto chiudere il down con estrema tranquillità. Allora diciamo che Parma è una squadra solida, è una squadra molto metodica. Provano sicuramente molti trick play, abbiamo assistito a una partita dove addirittura hanno fatto 4 calci corti, 4 squib kick, uno dopo l'altro, anche se in realtà non ce n'era bisogno, perché hanno questo modo di vedere il gioco in maniera molto ariosa. È una squadra in grande fiducia in questo momento, forse eccessiva tanto da non aver stradominato le scorse partite. I Siemens hanno vinto con molto più distacco, quindi hanno anche loro qualcosa da dimostrare in questo incontro. Parte Malpelavalli ancora. Guarda che roba, cioè sembra Valentino in curva. E voglio dire, ricordiamo che per esempio i Guelfi hanno perso da Parma perché hanno sbagliato il field goal dell'ultimo secondo, quindi voglio dire, però la cosa che colpisce di Parma è che è una squadra che ha assolutamente tantissima fiducia nei propri mezzi e credo che
se i loro mezzi sono 98, loro siano consci sul 97,9 di questa percentuale, per cui problemi quasi inesistenti. Ed abbiamo un roll out, lancio lungo, troppo lungo, viene droppato, come dicevo un mio vecchio allenatore, se puoi toccare con mano tu puoi anche prendere, e in questo caso la palla sfugge dalle mani di Tommaso Finadri, che è uno dei potentissimi, non potentissimi come ricevitore, come batteria di ricevitori, ecco, facciamo così, dai. Sì, la finta, la play action comunque dei Panthers era venuta molto bene, Hennessy ha fatto un bel lancio comunque nelle mani, tanto che Finadri... Certo, anche il fastidio che ha dato Faietti nella copertura ha contribuito. Ancora di nuovo questa formazione in stack, time out per i Panthers che vogliono pensarci su questo terzo e quattro. Sicuramente stanno provando time delle out, cose che Panthers, non ho visto. Time out ovviamente segnalato l'arbitro. Non ho visto molte formazioni di questo tipo guardando le partite di Parma nelle scorse sessioni, per cui probabilmente stanno veramente provando tutto ciò che accadrà nella seconda parte del campionato, e non è assolutamente nascosta l'ambizione dei Panthers di arrivare in finale e di cercare di vincere. Sì, hanno fatto anche una campagna acquisti per questo motivo, nel senso che sono arrivati tanti giocatori ex Bolzano e da altre squadre comunque di Milano, e sono andati a coprire un pochino quei buchi che avevano negli scorsi anni, dove comunque erano in top 3 in Italia, diciamo, non avevano tantissimo da sistemare, e più che altro hanno mantenuto il quarterback americano di due anni fa, che comunque aveva ben fatto. Terzo e quattro, loro hanno un kicker in grado di calciare da molto lontano, quindi è una cosa anche da tenere in considerazione, Matteo Felli. Parliamo del quarterback, il quarterback di Parma, il quale subito slant veloce, questa volta è sul numero 86. Sul numero 20 Alinovi. No, Alinovi, io l'86 dove l'ho visto, perché sono specchiati i numeri, già si vedo poco di mio. Alinovi protagonista di questa batteria dei ricevitori, il quarterback è Riley Hennessy, anzi è un import. E sostituisce Tommaso Monardi, che è stato un giocatore che ha portato i Panthers più volte al Super Bowl. È un ex giocatore del Central Washington Wildcats, della prima divisione della NCAA, e siamo nuovamente a un bootleg e va alla ricezione mancata, però va al lancio mancato, il lancio dal numero 11, Nicola Stiacco. È il famoso americano, l'alto Diaco, import, scusate, perché l'americano è Asante Brown. Nick Diaco è un'arma a doppio taglio, perché può giocare sia attacco che difesa. Giocava principalmente al liceo come difensore, ma veniva impiegato anche come ricevitore e quarterback. Naturalmente dal nome capite che i nonni di Diaco hanno origini italiane, per la precisione calabrese, ed è ancora Malpelli a Valli che saltella in mezzo alla linea difensiva, che stavolta però è presente. Sì, è chiara la strategia offensiva dei Panthers, che cerca di correre giocando tante read per poi dopo dare anche tanta libertà e tanto tempo al quarterback per lanciare. In questo caso probabilmente non aver completato prima ha fatto mettere un attimino di più sull'attenti la linea difensiva su Malpelli a Valli, che in questo momento esce. E quindi ottima la prestazione della linea difensiva dei Warriors per un terzo e 10 quando siamo intorno alle 15 yard. Malpelli a Valli sostituito da Puda o Poda, alto running back di assoluto livello, ancora al lancio, stavolta al lancio esterno, e la ricezione è per il numero 6 Finadri, no, sì, Tommaso Finadri. Io non vedo i numeri, vi chiedo scusa, li lascio dire a te Andrea, perché proprio non li vedo con questa specchiatura. Quarto down e i Panthers sembrano voler calciare. No dai, vanno una di quelle finte, no, vanno. Di quelle chiamate lunghe per provare a prendere il primo down senza giocarlo. Vanno Wildcat con Diaco, che prova a correre direttamente al centro e segna. Non corre al centro ma corre in touchdown, vabbè, è una Wildcat. Era da dire. Va bene, dai, ci stanno, vanno. Vai questo Diaco che prova a correre direttamente al centro. Diaco che parte direttamente in Wildcat per un terzo e 10.
anche perché è una squadra molto prolifica, quindi ha segnato tante volte senza dover arrivare a un quarto down sulle 10 della squadra avversaria. Il punteggio si fissa sul 6-0 in attesa di Matteo Felli, che ha un piede fatato, è il leader della classifica dei kicker, il quale si appresta a centrare i pali per il 7-0. Aspettiamo il segnale, esattamente 7-0 per i Panthers Parma. Allora, ricordiamo un attimo. Anche Matteo Felli, come Tiberio Calbucci, è stato in area di CFL per le combine e il successivo draft. Non è stato selezionato, ma comunque a quanto pareva c'è andato molto vicino. Intanto andiamo a vedere un attimo la storia dei Super Bowl per quanto riguarda queste due squadre, che comunque... 2 minuti. Intanto ci hanno dato i 2 minuti, mi sembra. Allora, i Panthers hanno giocato diversi Super Bowl contro, tendenzialmente, fatemi vedere un attimo, eccoli qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne hanno giocati, e direi che hanno un bel palmarès, soprattutto perché hanno dominato con 4 vittorie dal 2010 al 2013. Dopodiché hanno perso 2 volte con i Seaman di Milano e adesso è storia aperta. Hanno vinto 4 finali, come dicevamo, mentre invece i Warriors ne hanno vinta una sola, pur avendo partecipato a 4 finali, 5 anzi. E appunto uno l'hanno perso, come dicevamo poc'anzi, con i Panthers nel 2011, 76-62, il che non fa molto onore alle difese, ma c'erano degli attacchi veramente notevoli. Sì, magari ne parleremo poco prima della pausa, insomma. Non è un bel ricordo, lo lascerei lì. E vabbè, però è successo. Anch'io ne ho persi 2, quindi tranquillo. Ed è un Berezan Maffa la palla che non riesce a recuperare, i Panthers la recuperano. C'è però una flag che potrebbe salvare la vita ai Warriors, che di tutto hanno bisogno tranne di perdere la palla. Non si possono fare questi errori. Purtroppo non possiamo permettere questi errori, perché ti vizia una partita. Aspettiamo che il ref si esprima. È comunque palla Panthers. Sì. Non c'è fallo nell'azione, pare. Fallo personale della squadra ricevente. Il fallo viene declinato. Primo down Panthers. Ecco, questo se fossimo su un ring di pugilato si potrebbe chiamare tentativo di 1-2. Sì, diciamo che probabilmente Maxim è andato un po' troppo convinto su quella palla, in una situazione dove si doveva andare in sicurezza. Felli calcia molto profondo e molto alto, quindi è anche difficile da prendere. Tra l'altro è un peccato, perché Maxim è uno che ha già dimostrato di avere delle ottime mani, per cui è proprio un incidente di percorso. Siamo ancora con il Panthers, secondo time out. Ah, perfetto. Panthers che forse non si aspettavano di dover tornare in campo così presto, e quindi ci vogliono... Ah, non sanno cosa fare praticamente. Non sanno cosa fare. Intanto andiamo a vedere nelle classifiche dello scoring. Alinovi è il quarto, dopo una serie di 3 americani, Johnson, Sharsh e Hazel, con 9 touchdown. Dopodiché ci sono un paio di Seaman, c'è Felli, Matteo Felli con 6 touchdown. Poi arriva Zanetti con 5 e qualche cosa anche sugli extra point, un paio di punti. Poi, per quello che riguarda invece altre classifiche interessanti, andiamo a vedere per esempio le individuali, che sono quelle più belle. Intanto vediamo che anche gli arbitri hanno preso un time out. Per quanto riguarda le ricezioni, dicevamo dei ricevitori, era un fallo personale, viene applicato a mezza distanza dal punto di fallavolta, appunto, è stata applicata. È stato, sì, applicato il fallo personale, che prima era stato segnalato come declinato, perché essendo fatto dai Warriors è comunque primo down Panthers. Tra l'altro mezza distanza, perché siamo da 15 yard, quindi essendo dentro le 30 yard si dimezza per capienza. Almeno non piove. Almeno non piove. Hennessy con un'occasione d'oro di mettere un primo vero paletto su questa partita dopo un inizio shock. Vediamo se fanno 3 lanci poi una corsa, oppure se corrono subito, ed è un option, corre lui personalmente, ideona, una vera ideona. Buona guardia della difesa.
guadagna comunque 6 yard su questa corsa, era una option, e quindi si tende a dare. Vediamo se fanno 3 lanci poi una corsa, oppure se corrono subito, ed è un option, corre lui personalmente. Un sandrone, come si dice a Bologna, di queste dimensioni, poi tirarlo giù diventa. Comunque Giulio Frabetti al placcaggio con la complicità di altri compagni, siamo al secondo tentativo e gol. Ed è un passaggio, lob, ed è un timing perfetto, per cui sono alti 6 punti. Ancora Diaco. Questo fa l'asino e il boia. Questa volta su lancio, anche lui molto alto, lancio molto rapido, ancora in questa Zorrid che è piuttosto fastidiosa per la difesa, perché rende molto difficile la lettura, e quindi 13-0 in attesa del calcio di Matteo Felli. Sì, diciamo che stiamo arrivando in fondo alla fine del primo quarto. È un esempio di timing, infatti si è girato quando aveva già la palla sopra la testa, per cui niente da fare, Felli centra i pali. Extra point. E siamo a 14. 14-0, i Warriors devono tornare in campo con l'attacco assolutamente e riprendere dal buon lavoro che avevano messo in gioco prima. Era sanguinoso il fallo di penetranza sul ritorno di kickoff. 3 minuti e 37, prima erano 4 minuti e 20, non i 2 minuti, e insomma c'è ancora tanto tempo, perché qualche corsa è stata fatta, ma soprattutto si sono visti lanci, e siamo solamente a quasi alla fine del primo tempo. Allora, diciamo che intanto siamo in streaming, ed è una scelta che ha preso la maggior parte delle squadre della federazione, un'iniziativa secondo me molto interessante, perché comunque consente a tutti gli appassionati di seguire le partite. Intanto ad Ancona hanno segnato anche i Dolphins, siamo sul punteggio di 7 pari contro i Guelfi. Dicevo, esiste questa nouvelle vague, perché tanto la televisione, anche se oggi è presente la Rai qui sul campo della Moneta Gamberini dal Fine Field, è una nouvelle vague interessante perché ti consente di seguire tutte le partite. Ovviamente non è che siano tutte allo stesso livello, però è stato introdotto questo streaming lab coordinato da Alessandro Tabaglione, noto giornalista di Sky, e altri amici e colleghi, che comunque stanno cercando di dare un'omogeneità, vedete anche le grafiche, insomma è una cosa interessante. Torniamo alla partita. Prova a ritornare Sassoli al centro, c'è un buon buco, decide di non prenderlo per tornare verso l'esterno, ma probabilmente chiude le sue possibilità di un buon ritorno, anche se comunque ripartiranno i Warriors dalle proprie 31 difensive. Temo che abbia capito che c'era qualcuno con la maglia bianca, avrà visto la sua immagine riflessa nei numeri e ha detto no, aspetta che torno indietro. Sì, probabilmente era un ritorno a destra chiamato e ha provato a seguire il proprio segnamento, ma il buco si era creato al centro. Quindi secondo drive offensivo dei Warriors, formazione che è stata già vista dall'inizio di questa partita, con Capogrosso fullback con dietro Berezan. Formazione di peso, corre Berezan, il quale però viene contratto direttamente da quasi tutta la linea difensiva. Beh, la linea offensiva dei Warriors, depauperata di parecchi giocatori, sta soffrendo. Tra l'altro è stato spostato in attacco il numero 77, Luis Moses Amparo Acevedo, il quale gioca guardia, per ovviamente sarebbe come fisicità sarebbe meglio tackle, però lo mettono guardia perché non ha una grossa esperienza, diciamo che un po' di rattoppi ci sono. Sì, è sicuramente il reparto più in emergenza dei Warriors, e è anche quello che tiene in piedi la squadra, questo è una delle basi del football americano, e quindi è chiaro che gli viene richiesto un lavoro doppio in questa fase qua, contro una delle linee d'attacco più difficili da contenere. E questo la screen su Capogrosso, che però subisce un bel colpo ancora dal numero 3 Vilcari, terzo down e 9, e abbiamo un giocatore dei Warriors a terra che si tiene una caviglia, suppongo. Sono vabbè, incidenti di gioco, niente di cattivo. Intanto comunque i Warriors continuano a macinare, diciamo che hanno guadagnato ben poco, cioè zero, siamo al secondo tentativo e 10. Senti, ma in tutto questo Andrea Miranda si pone anche come
un critico, come qualcuno che parla di football sui diversi canali social, soprattutto assieme ad altre persone che hanno una grande passione per questo sport, come può essere Simone Paschetto, che salutiamo, e tanti altri amici. Quindi 10 Points Lead, Beast Mode Football, parlami un po' di questa tua passione, mentre aspettiamo che il numero 60, Samuele Rubagotti, esca dal campo. Allora, diciamo che il mio sogno è sempre stato fare il giornalista, quindi sono un consulente informatico. Diciamo che non ci sono riuscito in questo grande sogno. No, in realtà il football mi ha sempre dato la possibilità di parlare, di scrivere qualcosa. Poi il 10 Points Lead nasce da una rubrica di Scanzi che secondo me era meravigliosa, che si chiamava 10 Talking Points, da cui ho anche palesemente copiato alcune delle battute, lo dico senza problemi. Adesso ritorniamo alla partita, poi ci torneremo casomai. Ancora tantissima pressione su Rooney. E c'è un'interferenza. Ma c'è un'interferenza. Nettissima. Un'interferenza chiamata sul numero 16 Bello. Effettivamente era attaccato all'uomo il difensore dei Panthers. Allora, c'è andato molto bene perché aveva la mano sinistra attorno alla spalla e la destra sulla palla che ha smanacciato. Il problema è che c'è andato un po' troppo presto, forse. Vediamo che cosa. Interferenza sul lancio della difesa numero 27. 10 la penalità dal punto del fallo, primo danno automatico. È stato Francesco Vasini che si è macchiato di questo reato, regalando un primo tentativo ai Warriors, i quali comunque stanno giocando la loro partita. Buono lo scramble del quarterback dei Warriors. Stiamo parlando del numero 4, Nicholas Rooney, compagno di squadra in Danimarca di Calbucci, e praticamente al primo campionato italiano, perché l'altro anno è venuto ma non ha giocato mai. E quindi siamo con un primo 10 con la palla sulla linea delle 38 yard del campo dei Warriors. I Warriors che stanno muovendo la palla in attacco con una certa costanza, quindi devono continuare in questo senso. Ma sì, direi che non stanno facendo male, anzi tutt'altro. Certo che la pressione difensiva è incredibile. Ed è Rooney che prende il coraggio a due mani, corre, come dicono quelli bravi, si mette in proprio e arriva a chiudere quasi il down con un guadagno di 9 yard. E questo è anche frutto di un ottimo lavoro dei ricevitori precedentemente, che dà, diciamo, la possibilità a Rooney di scappare un po', perché tutti i DB sono preoccupati dei ricevitori e Rooney, rispetto anche all'inizio campionato, sta cominciando a distribuire la palla su tutti i ricevitori dei Warriors, che è una cosa che all'inizio, nella prima partita con i Niners, lanciava quasi solo a Parlangeli. Sì, adesso è vero. Adesso invece lancia praticamente a tutti, e questo è sicuramente un anno in più. E siamo al secondo tentativo e una yard da conquistare, quasi nel campo difeso da Parma. Capogrosso in motion e abbiamo l'handoff veloce, che però non ha effetto perché viene placato sulla linea da Brown, da Ashanti Brown, il numero 2 della squadra con i numeri specchiati. Sì, Capogrosso ha perso il casco in questo tentativo di corsa, quindi teoricamente dovrebbe uscire dal campo. Non so se lo farà, pensa di sì. Assolutamente. In questa situazione forse aveva la possibilità di chiudere il down, ma anche lì è rimasto troppo ligio nel suo segnamento e ha provato a prendere l'esterno quando mancava veramente pochissimo per chiudere il down. Ora formazione chiamata diesel per i Warriors, ovvero di peso, con anche tantissimi giocatori della difesa, infatti vediamo Billy. O come la sensazione che assisteremo al carrettino di forma rugbistica con Billy, il quale prenderà la palla e correrà nel buco, ecco, come. E abbiamo una evidente segnalazione di illegal motion da parte dell'attacco. Sì. Questa è un'azione che funziona molto bene se lo snap è molto rapido, il rischio di farlo troppo rapido è esattamente quello. Falsa partenza dell'attacco numero 33, 5 la penalità, ancora terzo down. Alberto Quadretti commette il fallo, ma attenzione perché i Dolphins passano in vantaggio 14-7 sui Guelfi, non vorranno mica rovinarci la festa. In realtà aspetterei a dire che questa è una brutta notizia, aspetterei di vedere un attimino io non sono stato capace di capire come sarebbero le classifiche, ci ho provato. No, in effetti lasciamo fare queste cose a Massimo Foglio, che salutiamo, responsabile delle statistiche, che ci fornisce sempre i numeri perfetti. E intanto siamo al terzo tentativo con Rooney all'esterno ed è un lancio perfetto su Capogrosso che chiude ampiamente il down.
nonostante il goffo tentativo del numero 24 di Parma, Michelangelo Leone, che cerca di portargli via la palla, ma ormai era già a terra. E va bene. Ed è proprio quella distribuzione di pallone di cui parlavamo prima. Adesso uno dei fine quarto, Capogrosso, lasciato completamente libero dalla difesa proprio perché è impegnato su tutti gli altri. Attacco Warriors che si sta muovendo molto bene contro una difesa molto forte. Ma sembrerebbe quasi che gli allenatori dei Warriors, coordinati da Giorgio Longhi, capo allenatore, stiano cercando di battere la strategia dei Panthers di coach Mattioli, che tutti ci dicono essere, e lo abbiamo visto comunque nel game plan, abbastanza aggressivo. Quindi direi che se la stanno giocando bene. È chiaro che quell'incidente sul kickoff ha sicuramente pesato in maniera eccessiva sul punteggio, perché se tu lasci a una squadra come Parma la palla sulle 15 yard con un fallo anche in più, diciamo che è un regalone. Sì, anche perché i Warriors non stanno forzando in attacco tanto da segnare in un'azione, quindi il non completare in questa situazione potrebbe essere un problema nel futuro. Di nuovo stessa con una chest sweep. Stessa azione di prima, questa volta è down by contact, vabbè, vai pure in meta, non è un problema, si chiama down by contact. Generoso il tentativo del numero 24, Michelangelo Leone, che stizzito ributta la palla verso la screaming line, e comunque la difesa fa ottima guardia. In teoria Land si sarebbe dovuto spingere fuori, ma Land ha fatto un box perfetto, per cui gli è finito Capogrosso, gli è finito praticamente in bocca, come si suol dire. Sì, siamo ormai alla, se non mi sbaglio, la quarta volta che questa azione viene fatta, e chiaramente la difesa si è assettata per evitare, che è andata bene, perché ancora questa azione quattro volte ha fruttato credo uno o due fumble, per cui va bene così, l'importante è non perdere palla. Bruni, un probabile lancio scramblando sulla destra, lancio per Parlangeli fuori, che comunque non ricevuto, terzo e lungo. Abbiamo già parlato esattamente quello di cui parlavo prima, ovvero il fare poche yard per volta implica grossi problemi quando poi hai una o due azioni dove non ci riesci, perché devi forzare, cosa che i Warriors non hanno ancora mai fatto fino ad ora. Questo è il tipico lancio su Parlangeli, square out, dove praticamente è impossibile difendere questo lancio a meno che non sia fatto male. Rooney ogni tanto sbaglia le misure e chiaramente mette un po' in difficoltà Parlangeli, il quale anche sto giro non è riuscito a ricevere la palla sulla sideline. Terzo e lungo, power rush, ed ecco la forzatura di cui parlavamo, la stessa azione di prima, che purtroppo Parlangeli ogni tanto fa delle cose incredibili in positivo, ma anche alcune in negativo, ed è un peccato perché è un ricevitore di grande talento, figlio d'arte, e anche di grande capacità, oltre che di esperienza. Si è provato a ricevere la palla dal basso, non era semplicissimo, anche perché era volutamente arretrata per far andare il ricevitore più avanti, ma non è riuscito a riceverla, e questo è esattamente quello che non volevamo capitasse in questo drive. Diciamo che ha provato a riceverla girando su se stesso. Adesso siamo al punt, calcio di allontanamento, direi abbastanza buono, preso al volo, ai ai ai, non vorrei mai che fosse chiamato un fallo, strano, perché però in realtà non ha chiamato il fair catch, quindi va bene. Una follia completa di Alinovi, che con un uomo davanti è andato per ricevere il pallone. Scusa, l'uomo era Billy. Quindi, l'uomo sostanzialmente era Billy. Quindi sappiamo, cioè dovrebbero aver capito che quel signore lì è abbastanza scomodo in queste situazioni. Anche gli stessi ref non sono concordi su chi sia la palla. Vediamo Nadalini che prova ad andarci a parlare. Tempo sprecato. Però fa sempre bene parlare un attimino con i ref. Certo, assolutamente, bisogna vedere se sei legittimato a farlo, perché c'è questa tendenza di andare tutti a chiedere. Comunque, interessante la decisione che arriverà, potrebbe essere, sta mandando fuori tutti gli allenatori, c'è Luca Lorandi praticamente che è più in campo dei giocatori. Vediamo. Questi sono quei momenti in cui gli arbitri... In ogni caso i Warriors a difesa schierata, quindi pare
pare che sia abbastanza certo che diciamo sarà che l'attacco Panthers. I Warriors ci credono, i Panthers un po' meno, o quantomeno cercano di sovvertire questa decisione, però vabbè, insomma, un piacere per uno non fa male a nessuno, dai. Però mi sembra di capire che la palla rimane ai Panthers. Esatto, drive fondamentale per la difesa dei Warriors che deve riuscire a fermare i Panthers in questa fase per evitare che la... per evitare che la partita scappi via. Ed è un blitz di Calbucci, stavolta però è Puda a portare la palla, il quale riesce a rompere un paio di placcaggi e a uscire su un abbondante primo down. Belli tagli. Non ci sono da rivedere. Sì, da rivedere i placcaggi, anche perché non ci sono stati dei soverchi blocchi della difesa, della linea di attacco che ha impedito. Sono stati proprio dei missed tackle. Nulla a che vedere con i concorsi di bellezza, attenzione. È chiaro che finché i Warriors non riescono a mettere una pezza sulle corse, la situazione è più difficile del previsto. Primo tentativo 10. Comunque sempre gli americani in campo, attenzione, quindi voglio dire, i Panthers hanno rispetto per questa squadra, provano sul lungo. Ancora Finadri che prova a ricevere la palla, ben marcato da Johnny, l'ho sempre chiamato Johnny quindi mi viene difficile, Billy. Cerullo. Ah, Cerullo, Jonathan Cerullo. Cerullo. Ancora una volta Finadri tocca la palla ma non riesce a riceverla. Beh, sembra che oggi il fly man sia proprio Finadri, mentre invece Alinove viene usato per ricezioni più corte. Comunque doppio ricevitore in stack sia da una parte che dall'altra, single back con Poda, vediamo, sarà sicuramente una draw, vediamo che cosa succede. Cambia parte, sulla parte forte, sulla parte debole, e infatti è una draw. Hanno bevuto, la linea dei Warriors beve la draw, si fa spostare, e purtroppo il blitz di Calbucci proprio nel buco opposto dove passa Puda, e viene chiamato, capita, cioè battezzi un buco, vai lì, e se lo prendi bene, se no ti succede questo. Chiaro che la zone read serve esattamente a questo, perché ti permette di giocare delle chiamate come la draw, che sono quasi inaspettate e di fatto saltano la linea di difesa a livello di competenza, e quindi diventa molto difficile da fermare. È tornato Malpeli Avalli, l'uomo di punta delle corse, e deve correre Hennessy, però non c'è nessuno a chiudere il box. Flag su Calbucci con un, possiamo dire, vabbè, brutto fallo. E anche direi inutile, considerato il momento. Ma brutto per... brutto no, inutile inutile sì. È proprio una cosa che... Vabbè, brutto non... nella sua inutilità. Sì, appunto, cioè brutto dal punto di vista estetico, perché poi anche quello ci vuole. Fallo personale, colpo di ritardo, numero 44 a difesa, 15 alla penalità dal punto di fine corsa, primo danno automatico. Intanto... salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo su Twitch, sul canale Warriors. Ricordiamo lo streaming di tutte le partite, basta che andiate su FIDAF Game Day, vedrete un televisorino di fianco sulla sinistra della partita, e quando diventa rosso vuol dire che lo streaming è online, quindi potrete seguire tutte le partite di tutte le divisioni, più o meno tutte, perché ogni squadra si sta attrezzando. Ringraziamo intanto Alessandro Vai alla regia per quello che riguarda lo streaming dall'Alpine Field di Bologna. E torniamo alla partita con un primo 10 per i Panthers sulla linea delle 30 yard del campo dei Warriors. Ed è ancora Puda, che però stavolta corre molto lateralmente est-ovest e un po' meno nord-sud. E abbiamo un fallo. C'è una flag. In questo momento Sargeni molto molto agitato. E probabilmente deve lottare con un bloccatore forte. Warriors che qua difensivamente si erano mossi particolarmente bene, anche se i Panthers avevano stretto il proprio attacco con due tight end per provare a correre e aprire più buchi. Vediamo che cosa chiameranno gli arbitri. Diciamo che è sicuramente nello scambio fra Alinovi e Sargeni e vediamo, sarà chiamata questa flag. Vediamo pare per i Panthers. Chi dei due ha avuto la meglio del fallo? Attenzione. Abbiamo due falli in questa azione. Procedura illegale dell'attacco a palla viva, e poi abbiamo un fallo personale a palla morta della difesa.
Quindi si applicano entrambi i falli, 5 indietro e 10 avanti a questo punto. Ed è un primo danno automatico per i Panthers. Primo danno automatico. Io ero rimasto ai falli che si annullavano quando ce n'erano due. Però probabilmente il regolamento nelle sue pieghe prevede che un personale contro un fallo di procedura, il personale onesti, abbia ragione. Non la sappiamo. No, questa non la sappiamo. Io ho provato a leggere il regolamento. Oh, cioè, non è che posso poi sapere tutto. No. Comunque ci sono gli arbitri apposta, ce lo spiegano loro, quindi noi siamo contenti. E intanto i Panthers ne approfittano e si avvicinano quatti quatti, come dei grossi felini neri, si avvicinano alla goal line difesa dai Warriors. Il tempo... Tutti quelli visti fino ad adesso, probabilmente il drive difensivo anche per i falli. Quatti quatti, come dei grossi felini. Peggiore è stato sicuramente questo. Si avvicinano alla goal line difesa dai Warriors. E questa formazione in doppio stack di nuovo. Anche qui, primo tentativo. Dai, battezziamo una corsa, dai, azzardiamo. Potrebbe starci. E invece, come ti dicevo, è una corsa, ma invece c'è un fallo di procedura, un offside, credo, dell'attacco. Falsa partenza dell'attacco, 5 yard di penalità, ancora primo down. Sarebbe importante per il Warriors sfruttare questi regali qua che stanno facendo i sì. Panthers, anche perché si parla di un primo e 15. Ma direi partita totalmente corretta, c'è qualche fallo di procedura da ambo le parti e qualche errore in più. Ma è una partita comunque piacevole e divertente, ancora Puda e stavolta però riesce a girare l'angolo. Lo ferma Calbucci per i calzetti, anzi per un solo calzetto perché l'altro non ce l'ha. E quindi niente, primo down per i Panthers che continuano a dimostrare di essere una formazione quadrata, efficace ed essenziale. Sì, da questa formazione stanno cercando sempre di far aprire varchi di luce al running back dai due ricevitori molto vicini. Poda è molto rapido, è molto bravo nei tagli e quindi molta difficoltà in questo momento nel contenere le corse. Beh, diciamo che a differenza di Malpelia Valli, Puda è anche potente, invece Malpelia Valli è solo guizzante, perché se poi sbatte contro uno torna indietro. Molto guizzante, direi. Ah, prima gli ho visto fare una curva a 45 gradi, non so, non ha delle caviglie, ha dei martinetti. E questa non è una meta, questo è un regalo gigantesco per un misunderstanding del defensive backfield, che sicuramente ha sbagliato la copertura. In due si sono detti lo copri tu, invece non l'ha coperto nessuno e Nicolas Diaco rimarca il touchdown. Tutte le segnature di Diaco, questa volta lasciato colpevolmente libero sulla corner. Chiaro che appunto le corse sono fondamentali da fermare anche perché ti danno l'opportunità di coprire con una certa tranquillità. In questo momento i Warriors non riescono a fare né uno né l'altro, quindi... 20-0 in attesa del calcio di Felli, il quale c'entra sì. I pali con questo rigore che ovviamente va dentro colpendo tra l'altro due persone al di là delle coperture delle reti. Senti, io ti volevo invece chiedere una cosa, perché è una cosa che a me è sempre piaciuta, è la differenza dell'abbigliamento negli anni, come è cambiato. Io mi ricordo che quando giocavamo noi avevamo queste maglie fatte a T con queste maniche che ti tiravano, che dovevi tagliare. Oggi ci sono praticamente delle tutine perfette. E ne approfitto per salutare uno sponsor che è anche partner, credo, della federazione, ma soprattutto dei Warriors, sì, è John Knight della K-Pro, il quale sta imponendosi sul mercato di tutte le divise, di tutto l'abbigliamento sportivo, non solo per il football, ma soprattutto per quel che si riguarda per il football. Insomma, queste nuove divise, tu hai mai giocato con quelle maglie vecchie, quelle antiche? Solo all'inizio. Solo i primi anni, nel diciamo 2005-2006, quando già comunque si cominciava a vedere qualcosa di... E rispetto a quelle adesso, com'è l'abbigliamento? Cioè come te lo senti addosso? Beh, fanno parte del nuovo ciclo dello sport, ovvero dell'immagine comunque importante anche a livello territoriale, come quella che l'importanza territoriale che hanno i Warriors in questo momento. È parte di qualcosa che deve essere bello da vedere, ovviamente confortevole, ma... Io guardavo prima i giocatori con questi mutandoni con le protezioni già messe dentro. Noi avevamo questi pantaloni in cui infilavi in una tasca, poi ti ritrovavi il paracosce nel coccige e il parafianchi al posto della conchiglia. Intanto
Quindi salutando John Knight su questo touchback della formazione di Parma, si riprende con l'attacco dei Warriors per un nuovo set di down sul punteggio di 21-0. Diciamo che è arrivato il momento forse di forzare un attimino e cercare di mettere un po' di punti sul tabellone. È molto importante chiudere il primo tempo segnando almeno un touchdown, anche perché diciamo manca ancora tanto, c'è tanta possibilità. È chiaro che la difesa deve fare uno step, ma l'attacco deve segnare, perché è chiaro che se non c'è nessuno dei due si fa fatica. E intanto abbiamo i Warriors in attacco, abbiamo una corsa di Berezan, il quale viene abbracciato amichevolmente da due o tre difensori della linea. In questo caso ci era sembrato il placcaggio portato da Dennis Bilkary, giocatore onnipresente. Sì, gran bella partita di Bilkary. Warriors che non riescono in questa fase a correre, ci sono riusciti prima con le jet sweep di Capogrosso, che abbiamo visto essere fermate meglio poi dopo dalla difesa Panthers. E questa linea di difesa dei Panthers mi pare monumental, come direbbero quelli bravi. Monumental defense, monumental line. Beh, hanno tanti giocatori della nazionale comunque per un motivo. Qua Sassuolo aveva fatto un grandissimo movimento, un pelino in ritardo, quindi non è riuscito a mettere le mani per provare a ricevere. E aveva già seminato il difensore, però, si è dovuto girare sulla spalla interna invece che su quella esterna, e quindi la traiettoria probabilmente non era coordinata con la pagina che stava leggendo sul suo polsino il nostro Rooney. Però abbiamo visto forse il secondo lancio lungo dopo quello su Zanetti all'inizio. I Warriors vogliono provare a segnare, vogliono provare a guadagnare tanto campo. Sì, dovrebbero chiudere un down adesso, però il sec non aiuta, il sec assolutamente non aiuta. Questa volta mi sembra che sia il numero 97, mi sbaglio? Numero 93 Grassi, ecco, probabilmente. Gianmarco Grossi. Grossi. Chiedo sempre scusa perché questi numeri specchiati mi fanno veramente mi fanno veramente specchio. Si fanno fatica a vedere, sì. Effettivamente. Poi col sole... Saranno anche una gallata come maglie, come numeri, però avrei preferito dei numeri leggibili. Chiaramente ma questa... il fatto di lanciare lungo per la linea d'attacco dei Warriors, che già faceva fatica prima, diciamo che non è il massimo della vita, e quindi sarà un punt. Ed è anche un brutto punt, se devo dire la verità. È abbastanza basso, però potrebbe rimbalzare bene, invece non lo fa, quindi siamo sulle 45 Warriors. Quindi il campo in discesa per i Panthers, che hanno più possibilità di andare a mettere altri punti sul tabellone. Intanto ricordiamo che l'head coach è Mattioli, della formazione... Ecco, mi sono perso il tempo, scusate. 5-51 mi dicono dalla regia. E ha allenato Stanford e Vanderbilt coach Mattioli, quindi insomma diciamo che strategicamente non è un allenatore da poco. Dopodiché Mattiolo, Sandro Bacci, Lorandi, Montaruli sono tutti allenatori della squadra in maglia bianca, che comunque mantiene in campo la formazione migliore. Sì, probabilmente chiuderà il secondo quarto con questa cosa. Ancora i Warriors che non riescono a fermare le corse, 6 yard guadagnate da Malpeli con una corsa centrale placcato da Brian Billy. Ma è uscita praticamente tutta la linea in avanti, con un piccolo gap in cui si è infilato il folletto col numero 33, il quale ha saltellato qua e là e si è portato a casa la bellezza di 6 yard, quindi secondo e 4 per la formazione in maglia bianca. Sì, diciamo che quando Calbucci blizza si crea un grande stacco fra la linea e i DB, e questo chiaramente viene a completo utilizzo di uno come Malpeli a valle. Ottima copertura di Faietti su Finadri. Sì, devo dire che lo ha proprio infastidito in maniera perfetta. E intanto andiamo al terzo tentativo con 4 yard da conquistare per la formazione di Parma. I Panthers Parma, primi in classifica a punteggio pieno, 5 partite vinte su 5 disputate. Terzo e 4. Trip sulla sinistra, un solo ricevitore sulla destra. Shift sulla linea, si muovono i giocatori di linea, vanno a occupare buchi differenti da quelli su cui si erano schierati. Audible, quindi la chiamata sulla linea da parte di Hennessy, si sposta anche Malpeli a valli. E siamo al draw, di nuovo, però stavolta
incredibile, è rimasto in piedi, cioè è talmente basso che riesce a rimanere in piedi, basta appoggiare la mano per terra, incredibile sto ragazzo. Magata di Malpelia Valli, che rimane in piedi con un controllo del corpo straordinario. E vabbè, insomma, non è un caso se questo ragazzo compare nella maggior parte delle classifiche in maniera anche prepotente. Nel frattempo andiamo a vedere che cosa è successo sull'altro campo, e i Dolphins guidano 21-7 sui Guelfi di Firenze. Sembrerebbe quasi che i Guelfi volessero perdere questa partita, ma non perché hanno fatto 21 punti i Dolphins, perché loro sono sicuramente una macchina da guerra. Tanto lancio per Alinovi, completamente libero, che l'ha rischiato di perderla. Essendo però molto touchdown, molto bravo, segna il 27-0. Non ho capito di chi era la copertura saltata, perché era lì solo, non aveva nessun difensore in maglia blu nel raso di 15 yard. La safety è rimasta sicuramente più indietro, più verso il centro, quando Alinovi ha tagliato e sulla questo, sinistra. Questo è un problema che la difesa dei Warriors ha più volte evidenziato. Mi è capitato spesso di vederli, soprattutto in situazioni di lanci lunghi, con il safety che non è più basso del ricevitore. Questo non può accadere, perché se il ricevitore ha delle mani normali sono sempre 6 punti. Calcio ancora di Felli. Quindi siamo al 28-0. Il punteggio comincia a diventare pesante. Mi immagino che la prossima azione, che il prossimo drive dei Panthers sarà guidato da Monardi. 4 minuti e 30 alla fine del secondo quarto, e il punteggio è molto pesante, non tanto per i 28 punti subiti quanto per gli 0 fatti. Sì, diciamo che i Warriors sono partiti molto 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 bene, adesso si stanno complicando la vita più del necessario, cosa che contro i Panthers ovviamente non puoi fare. No. E intanto andiamo a vedere chi ha segnato per quanto riguarda i Dolphins contro la squadra di Firenze. Una corsa di Galbo, dopodiché c'è stato un touchdown ancora di Galbo su Gianfelici. Aspettate un attimo, perché stiamo consultando il computer, che naturalmente preferisce andare per conto suo. Dopodiché abbiamo ancora Galbo su Gianfelici, Fimiani su Costanzi, e quindi siamo 21-7. La classifica potrebbe avere degli scossoni inaspettati, vedremo. Tutti davano i Guelfi per vincenti, diciamo che le odds erano a sfavore dei Dolphins, però evidentemente magari anche il rientro di Quattrone è servito a qualcosa. È certo che arrivare terzi in questa fase ad orologio non è una cosa estremamente conveniente, proprio perché poi devi andare tra l'altro fuori casa a giocare contro i Siemens. Allora vediamo, che risulterebbe complicato all'interno di una classifica così tanto vicina, così tanto chiusa. Come... anche i poveri Rhinos, che devono andare a giocare contro i Panthers fuori casa, non è che stiano messi meglio. E avevano... sicuramente però i Guelfi in questa situazione andrebbero a giocare contro i Siemens, se perdessero questa partita, come pare stia succedendo, è ancora lunga, però facciamo il momento. Guarda, stiamo facendo nel Fanta Football. Intanto Maxime Berezzan riesce a prendere per la prima volta un po' di yard, ma viene placcato. Oh, sono sempre 4 difensori attorno a lui, quindi evidentemente questa difesa è iperreattiva. Ed è proprio Viviani che lo solleva. E io continuo a ridere, cosa volete che vi dica? Lì a Viviani in campo è fantastico, il portabandiera della, in questo caso di omonimia, il portabandiera della nazionale italiana alle Olimpiadi di Tokyo. Le Viviane anche lui nel giro della nazionale insieme a Grossi, ancora se ce la farò prima o poi a chiamarlo col nome giusto, stanno costruendo una coppia non sgarteco, niente male. Nazionale... Un'ora al lancio lungo, ci prova, in realtà prova a correre, ma viene placcato dopo per l'asciugamanino. Yard. L'ha preso per l'asciugamanino. E c'è un incidente a un giocatore dei Warriors che è a terra in questo momento. La nazionale italiana che tra l'altro, se non ricordo male, è riuscita a battere l'Austria
Quindi un'impresa degna di nota, soprattutto perché l'Austria, diciamo che ha negli Schalke Raiders, che sono degli ammazzati men in queste ultime due stagioni, facendo salvo il 2019, sono una formazione terrificante, hanno un tipo di gioco, una velocità, un'atleticità, una capacità di segnare e di difendere incredibile. Sì, la nazionale è riuscita nell'impresa di battere l'Austria e quindi qualificarsi per il girone A degli europei, che si giocheranno ad agosto contro la Francia, in un incontro che già si era visto, se non mi sbaglio, a Viterbo qualche anno fa, dove i Warriors non avevano demeritato nonostante avessero perso. Con la Francia ferma, quindi tanti giocatori francesi, difatti sono praticamente tutti francesi, sì. Quasi tutti gli import in giro per l'Europa sono francesi, proprio perché il loro campionato è fermo, diciamo che è un'occasione quasi d'oro. Teniamo sempre conto che Hennessy, così come Rescigno, sono due quarterback oriundi. Sì, in effetti. E quindi andrebbero a comporre un trio insieme come, a Zarate, come Diaco. Niente male. Beh, sicuramente poter contare su questi giocatori per la nazionale non è una brutta idea, anche se devo dire che sono rimasto molto impressionato dalle prestazioni di Fimiani. 3 minuti e 31. Sì, Fimiani è partito. Scusa, 3 minuti e 31 segnalati dall'arbitro adesso, punteggio 28-0. Fimiani, dicevamo, è... Si sta uscendo Davide Raia per infortunio, pare alla caviglia e pare anche non essere qualcosina da poco. Però riparte l'attacco dei Warriors. Offside. Tutti si sono mossi. L'offside di Berezan e Mattana. Peccato, perché proprio questi momenti sono quelli. L'attacco numero 73, 5 a penalità, ancora secondo down. Bisogna proprio in questi momenti stare concentrati, perché 5 yard regalati in questa maniera ti riportano a dover guadagnare praticamente un primo e 10. Cioè, scusate, un terzo e 10, un terzo e lungo, sono 8, ma cambia poco nella sostanza. Intanto i Guelfi hanno segnato nuovamente e siamo al 21-14. Fimiani, ancora lui, ha fatto il record tra l'altro dei TD per un QB italiano. Ed è Zanetti che riceve, benissimo, bravo. Una bella ricezione, cerca di aggirare il difensore, ma non ce la fa. Comunque il down dovrebbe essere chiuso. È chiuso, qui Zanetti aveva l'opportunità di prendere almeno altre 3-4 yard, ha provato però a superare il cornerback aggirandolo, appunto, non c'è riuscito, è stato placcato e quindi ha preso le 10 yard che servivano. Il tempo continua a correre sul lancio completo, siamo al primo tentativo e 10, la palla è posizionata sulle 30 yard dei Warriors ed è Berezan il quale corre, viene fermato dalla linea difensiva che non si sposta più di tanto, linea difensiva dei Panthers, e guadagna in tutti i casi qualche cosa di utile. Certo, manca poco tempo, quindi i Warriors devono essere rapidi ad arrivare in zona segnatore, in red zone dei Panthers, se vogliono spostarsi dallo zero prima della fine del primo tempo. Corsa ancora di Maxim. Bellissimo blocco del numero 2 Capogrosso, che fa letteralmente volare in aria un difensore di Parma. Attenzione, perché non sono difensori leggeri dal punto di vista tecnico, per cui è è un'azione assolutamente rimarchevole, che fa arrivare Berezan a pochi centimetri dalla chiusura del down. Terzo cortissimo adesso per i Warriors, che proveranno avviso dei due minuti, che proveranno a muoversi rapidamente. Intanto siamo arrivati a 2 minuti alla fine del primo tempo, applicano qualche cambio per giocare questo terzo e corto i Panthers. I Warriors non vedono l'ora di ricominciare, ma devono attendere il fischio dell'arbitro che arriva adesso. Ready to play, no, niente, fermo il tempo da parte dell'ufficiale di gara, il signor Maghini, capo della crew arbitrale, quello col berrettino bianco. Probabile che voglia andare a vedere se il down sia già stato chiuso dai in Warriors. Effetti chiama la misurazione e vedete che entra in campo la chain crew, ho detto come quelli
la Chain Crew. Però sembrerebbe che non fosse chiuso da qui a occhio, sì, così. Farebbe corto esattamente dove l'aveva posizionato il ref da, nella sideline Panthers. Terzo tentativo è pronto, giochiamo un terzo. E un asparago. Ritorna la Diesel che prima era stata fermata da un fuorigioco. Vediamo se in questo caso riusciranno a prendere il primo down. Speriamo che si siano messi d'accordo sul segnale di partenza. In campo tutti quelli sopra i 100 kg. Sì, più o meno la logica è questa. Ready to play. Ed è Berezan. Sotto il centro che prova a correre. Fantastico. Ci riesce sicuramente, anche perché ne guadagna almeno altre 4. Ottima scelta. Questa è una gallata di Berezan, perché dobbiamo segnalare che invece che fare lo sneak come tutti farebbero, cioè andare dritti per cui si crea il mucchio e delle volte non ha la meglio, lui ha fatto un passo laterale e si è infilato sulla parte destra della difesa. Quindi primo tentativo chiuso. Minuto 53. 1:53 segnalato adesso dall'arbitro, dal signor Maghini. Prova siamo... ancora a correre Berezan, che però viene placcato di nuovo. Adesso gliela fanno pagare, sono proprio arrabbiati. Dazante Brown che è onnipresente pur giocando safety. Tra l'altro questo giocatore veniva dato come 1:30 a tempo corre, veniva dato come linebacker, mi pareva. Ma infatti sta giocando linebacker, mi sono sbagliato io. Ed è un giocatore che ha avuto un passato professionistico con i Philadelphia Eagles, se non ricordo male. 27 anni da West Michigan. Lancio, bel taglio da parte di Capogrosso. Rooney prova a correre, ma guadagna 3 yard. Sarà un timeout per i Warriors. È incredibile. Cercare di fermare il tempo. È incredibile il senso del pursuit che hanno questi giocatori di Parma. E quella credo che sia una delle armi vincenti di questa difesa. Oltre al fatto che comunque sono ben piantati fisicamente, quantomeno nelle prime due linee. Forse nel backfield un po' meno, ma efficaci. Sono molto rapidi e sono molto simili anche per dimensioni e velocità. Quindi riescono a creare uno schermo al QB che sta lanciando molto 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 difficile da superare. Sono anche molto alti e quindi anche quando corre comunque non ha tantissimo buco e tantissimo spazio in cui infilarsi. E poi comunque Rooney è un QB che non ha uno scramble particolarmente efficace, decide ogni tanto di correre, ha preso più coraggio rispetto alle prime partite, però credo che gli manchi quello spunto, quel momento proprio in cui spark, quella scintilla che lo fa decollare. Difatti sì, lo prendono sempre per i calzini. Sì, lui nasce come QB da tasca e chiaramente è uno di quei quarterback che ha subito anche dei colpi incredibili quest'anno. Starebbe lì fino all'ultimo per lanciare. Certo che in una fase come questa forse lui può trovare più spazi rispetto al tempo che ha a disposizione per lanciare. Comunque finendo di parlare di Ashanti Brown, nel 2018 104 kg di Cristiano ha vestito la maglia di Philadelphia Eagles fino alla practice squad, dalla quale però non è riuscita a uscire nella roster dei 45, per cui comunque esperienza professionistica di livello. Terzo e 5, ancora su 2, prova a partire. Rooney, libero lancia, rischia tantissimo l'intercetto, ha lanciato su Zanetti in tripla copertura ed è comunque chiamato un punt perché si tratta di un quarto e 5 sulle 50. Beh, Parlangeli era inchiodato da Prul, com'è che si chiama? Direi Prooks, ma Prooks. Potrei rischiare anche Prooks, l'1-2, il quale lo ha bumpato e lo ha tenuto lì, per cui il ricevitore, forse il principale, era sotto scacco. Siamo al quarto punt, mi sembra, per la formazione in maglia blu, nelle splendide divise della K-Pro. Ricordiamo sempre John Knight, sponsor tecnico, un amico, un estimatore, un grande ex giocatore da Arizona University. E Billy ferma la palla senza dare possibilità di ritorno ai giocatori dei Panthers Parma. Sì, era stato chiamato fair catch da Alinovi questa volta. Prulx in realtà ha rischiato tantissimo di toccare questo pallone. Primo down per i Panthers. Un minutino da giocare. Vediamo come lo sfrutteranno. Vediamo se NC sale ancora in campo. Mi pare di sì, perché vedo Monardi senza casco, quindi
me lo immagino partente. 50 secondi a giocare. 50 secondi. Allora, nel frattempo, nel secondo tempo, diciamo, i Guelfi si sono indispettiti per quello che ho detto e hanno piazzato un altro bel touchdown di Fimiani su Raffini. E il punteggio si riporta sul 21 pari. Quindi torniamo, ritrattiamo tutto quello che abbiamo detto sulla fase orologio e ne riparliamo ai risultati acquisiti. Esatto. Tanto belle le immagini della panchina guerriera con la sapiente regia messa in campo da Alessandro. Vai. Hennessy. Puda a difendere. E va, ed Hennessy corre, ed Hennessy prova a correre, Hennessy corre, Hennessy va di qua di là, ma viene preso alle spalle da un ottimo Nadalini. Sì, Nadalini che ritorna sul placcaggio dopo che Hennessy è entrato nel buco per provare a correre. In realtà ha tentato in tutti i modi di lanciare, anche perché manca pochissimo e il tempo corre, quindi... Ho come l'impressione che vogliono arrivare a 35. Chiaramente la chiamata di un lancio di prima era per quello, va di nuovo piuttosto lungo e infatti Alinovi è libero e riceve una palla incredibile marcato da Forlai. Questa è veramente una bella palla, non c'è niente da dire, ben lanciata ma soprattutto ben ricevuta. Alinovi in motion è un giocatore incredibile perché riesce a prendere anche dei frigoriferi che gli lanciano giù dal terzo piano. Questo era un lancio perfetto, Forlai ha fatto fondamentalmente quello che poteva, anche perché non ha potuto girarsi per la palla, ma ha comunque oscurato completamente la visione ad Alinovi. Non è servito a niente in questa situazione. È probabilmente il miglior ricevitore in Italia in questo momento. Tra l'altro in alcune situazioni ha giocato anche doppio ruolo, quindi sì, gioca anche defensive back. Giù il cappello. No, ma ripeto, è una squadra veramente ben strutturata. Hanno colto di sorpresa i Simen all'inizio del campionato, difatti diciamo le cose come stanno. Tutti si aspettano una finale Simen Panthers, anche se comunque il terzo incomodo, secondo me, potrebbe uscire. È già successo comunque 2 anni fa, quindi nulla vieta che risucceda. Sono due squadre anche in una fase di maturità diversa, cioè i Panthers quest'anno sono costruiti per vincere, mentre i Siemen rimangono la squadra da battere, ma hanno avuto un ricambio generazionale importante. Beh, hanno perso un paio di giocatori importanti, però sono arrivati tipo buona parte, ma sono arrivati comunque anche dei rinforzi di un buon livello. Sì, è chiaro, ma diciamo che in alcune posizioni verrei chiamato un fallo. Beh, discutibile. Questo fallo mi sembra eccessivo, però noi stiamo con le decisioni degli arbitri. Il fallo mi sembra veramente pretenzioso, pretestuoso, però sono opinioni personali. Meglio di così non poteva fare Sargeni. Non... Cioè, non credo che lo abbia né toccato. Ne stanno né... parlando perché secondo me non sono troppo convinti neanche loro. Io non penso che potesse fare nient'altro per... No, più che altro non mi sembra che abbia fatto niente da non l'ha per essere combinato toccato, un fallo. La crew si consulta. Maghini, Monti, Virone, San Felice, Bovi, Santini, Tognoni. Probabilmente si dirige verso Giorgio Longhi perché è un fallo della difesa? No, dell'attacco? Non mi sembra. Sarebbe discutibile a prescindere, diciamo così. No, il fallo è sicuramente contro i Warriors perché Giorgio si sta un attimo inalberando. Può essere che abbia chiamato anche una coaching conference per parlare con i ref e chiedere spiegazioni di questa chiamata quantomeno dubbia. Io comunque non ho mai visto un arbitro ritrattare dopo una coaching conference la propria chiamata. Longhi, visibilmente contrariato, ritorna nei ranghi dopo avere esposto le sue ragioni. E la cosa si fa complicata. Tanto i giocatori prendono fiato, il pomeriggio è fantastico, il cielo è coperto, non c'è sole che dà fastidio. Non c'è fallo nell'azione. Giorgio Longhi aveva ragione, non c'è fallo nell'azione. Infatti anche noi non avevamo ravvisato nessun estremo. No, ma ci può stare, diciamo che
questi incontri fra i ref possono essere utili anche per questo. Diciamo che anche i ref sono una squadra, come tu droppi un pallone o sbagli un placcaggio, loro possono fare una chiamata che era meglio che non la facessero. Comunque, onore all'onestà intellettuale, adesso vedo Lorandi che sta facendo la stessa cosa di Longhi, ma penso con minor successo a questo punto, vista la decisione presa. E quindi attendiamo di vedere cosa accadrà con i Panthers in discesa, che vogliono portare il 35 sul tabellone prima che il tempo termini. Secondo e 10. Sono tutti pronti tranne che l'arbitro. Abbiamo 13 secondi di gioco, il tempo partirà allo snap. Quindi due azioni di lancio o una di corsa. Vediamo se i Warriors si riescono a tenere. Potrebbero anche decidere per una soluzione conservativa per arrivare al calcio. Cioè, si subisce un bel colpo. Non ci credo. E questa è finale. E vabbè, niente. Segna il touchdown. C'è una flag però che potrebbe essere un holding. Potrebbe essere un holding dell'attacco. Il che sarebbe un'ottima ciliegina sarebbe su una torta per i Warriors. Un'ottima ciliegina, infatti, holding dell'attacco. Holding dell'attacco numero 72. 10 la penalità dal punto precedente. Ancora primo down. Quindi 6-7 secondi passati, ne rimarranno 6. Secondo tentativo lungo, non credo che correranno, non credo che calceranno. Attenzione al bombardone. A questo punto sì. 4 secondi a giocare, parte lo snap. 4 secondi, giusto il tempo di arrivare in end zone e di prendere un pallone. Però vediamo che cosa succederà. Vediamo che Stunt giocheranno, che Blitz giocheranno i Warriors, e vediamo come reagirà l'attacco di Parma in una situazione del genere, che è altamente probante dal punto di vista del carattere. Warriors si insicura prevent, anche se i Panthers vogliono organizzare bene questa ultima offensiva. Warriors si insicura prevent, ovvero andranno nelle vicinanze della linea del touchdown per evitare che i Panthers possano ricevere in quelle zone. Starei molto attento a Diaco, perché o ai trick play, perché ci sono anche quei momenti, ecco, per esempio Alinovi nel backfield, non staranno mica volendo fare il calcio, vogliono provare a calciare e Felly ha quella gamba lì. Felly ha quella gamba lì, ma anche le finte, i trick potrebbero essere in agguato. Vediamo, ha la gamba per arrivarci, penso che non sia una delle prime occasioni quest'anno in cui può perché può la porta da così lontano. La porta è lontana, praticamente 40-50 yard. Stiamo parlando di un calcio di sì, una 50, forse qualcosina in meno, sì. 48, dai. Tavecchio lo metterebbe dentro, però non ha avuto la possibilità di entrare Tavecchio quello fa di mestiere dopo tutto. Con la formazione austriaca contro di loro. Ed è un calcio. Stoppato. Bloccato, attenzione, perché se viene ritornato sono due, no, non sono due, è un touchdown, ma viene fermata la palla da un attentissimo Alinovi, il quale non segna ma evita la segnatura. Grandissimi Warriors che bloccano. Proteste. Calcio bloccato da Paolo Sargeni, che si è attivato per farlo notare a Dasante Brown, che non l'ha presa per niente bene. Beh, ho capito, quindi sul 28-0 gli va a far notare che blocchi il calcio, dai, ma non sei un furbone. Dai, in campo queste cose qua ci stanno. Nel durante è finito il primo tempo. Warriors con un bel punto esclamativo alla fine, serve altro sicuramente per vincere questa partita. Prima del primo tempo. Niente, abbiamo visto un primo tempo abbastanza combattuto dal punto di vista agonistico, assolutamente niente dal punto di vista del punteggio, perché i Warriors non sono riusciti a concretizzare nessuna segnatura ed è un peccato, perché lo avrebbero sicuramente meritato. Comunque, coach Andrea, noi diamo appuntamento a chi ci segue fra un quarto d'ora, dopo il riposo, e riprenderemo dal terzo periodo sul punteggio di 28-0 per i Panthers in casa dei Carpanelli Warriors Bologna con la nostra telecronaca. A più tardi. Cioè, chiaramente se sono interni, io sto un po' più aggressivo. Se sono interni, io te la posso anche giocare, rompere il gioco, e dopo leggo. No, c'è molto, gioca molto.
prima di pensare di essere un grande giocatore, pensa a fare le piccole cose, fai quel cazzo di tuo lavoro. Quando sei chiamato a farlo, fai. Grazie. So here's the deal, we gotta get some momentum, just play in games, play by fucking play, good drives, don't worry about the score, build momentum for the playing games, alright? Divertiamoci, eh! Play by play, here we go, finish on three, one, two, three, finish! Dai! Cerchiamo come la nostra difesa! Dai! Warriors! Dai, offense! Warriors! Non c'è problema! Dai! Dai raga, Warriors a 3, Warriors a 3! 1, 2, 3! Warriors! E solamente in voce, come se fossimo per radio, siamo tornati dalla Fine Field per il terzo periodo, secondo tempo della partita di, della giornata di campionato della serie maggiore di football americano del FIDAF fra i Warriors Bologna, Carpanelli Warriors Bologna e i Panthers Parma, che stanno conducendo 28-0 mantenendo intatto il ruolino di marcia che li vede a punteggio pieno. Com'è Andrea Mirenda, giocatore attualmente dei Vipers di Modena, ospite gradito che è venuto a darci una mano perché lui ha questo segreto desiderio di, di parlare di football, di scrivere di football, e quindi evviva soprattutto perché almeno è una persona che ne capisce in quanto gioca e gioca sul serio. Defensive end, giocava col numero 7 nei Warriors, adesso gioca nei Vipers di Modena. Due parole sui Vipers di Modena. I Vipers, diciamo, è una squadra che sta investendo molto per cercare di arrivare qua, sostanzialmente nella serie maggiore. Siamo andati in un po' di persone da Bologna. È un impegno diverso rispetto a quello che poteva essere quello dei Warriors. C'è una squadra non abituata a vincere che deve iniziare a vincere, non è una cosa da poco, non è semplice. Beh, sono quelle abitudini che se riesci a vincere poi ti rimangono molto tranquillamente e ti diverti anche. Sì, è interessante, sicuramente ti spinge, ti motiva nonostante la seconda divisione, mi viene da dire, perché ho giocato molto di più in prima divisione che in seconda. Ecco, diciamo che è molto importante che ci sia un movimento che supporta le squadre di serie maggiore, perché la realtà è che quest'anno sono 7 solamente le formazioni che giocano in prima divisione. 7 formazioni, possiamo chiamarlo un campionato zoppo, che è stato comunque giocato tutti contro tutti solo andata e poi verrà integrato con altre 2 partite di questa famosa fase di a orologio, quindi il 5, 12 e 19 giugno. In questi 3 weekend verranno scelte 2 date dalle squadre a seconda della disponibilità dei campi per giocare con la classifica che si avrà domani, quindi la definitiva, per giocare contro in casa contro quella in classifica dopo di te e fuori con quella davanti a te in classifica. Quindi 2 partite su 3 turni di campionato. Le cose si stanno evolvendo, pareva che i Dolphins stessero suonando i guelfi, i quali invece hanno suonato la carica e sono tornati sul 21 pari. La partita di Bologna pare abbastanza a senso unico, direi che solamente un miracolo, ma un miracolo serio, potrebbe salvare i Warriors dalla sconfitta. Ci dispiace, però comunque almeno vediamo una partita piacevole e questo è importante. Ma sì, adesso probabilmente i Panthers scenderanno in campo con una formazione senza import, anche perché il risultato sembra in cassaforte. Dalla prossima settimana sono fondamentalmente tutte finali, perché si comincia a giocare per l'argenteria, diciamo così, e quindi sicuramente inizierà Monardi, che vediamo lanciare in questo momento insieme a Hennessy. I Warriors devono riprendere un pochino il controllo di loro stessi, diciamo, perché erano partiti con un giusto piglio, l'attacco si muoveva bene, la difesa era partita forte. Quindi le basi per concludere questa partita in maniera buona ci sono. E adesso c'è stato l'infortunio di Raya, che sicuramente incide in questa fase, ma questo non significa che è una partita da buttare via. Purtroppo sono quegli infortuni che poi ti viziano, perché comunque ci sarà un turno di riposo il 29-30 maggio e questo è importante per recuperare gli infortunati che sicuramente nei Warriors non mancano.
che dire, diciamo che la partita sarebbe bello se si potesse quantomeno mettere su un binario di segnature da parte della squadra di casa, dei bolognesi, però vediamo che cosa accadrà, soprattutto per il morale. Nel frattempo, così, se possiamo dare un'occhiata, intanto che cerco di parlare di niente per poter arrivare a cercare le statistiche che puntualmente Massimo Foglio del Servizio Centrale mette a disposizione di tutti. Volevo ringraziare la Crew Video, che consente a voi che ci state seguendo, e spero in numero abbastanza ampio, di vedere questo streaming di questa partita e delle successive. Ringraziamo Alessandro Vai alla regia, Giuseppe Di Leonardo alla camera 1 e Camilla Andrini alla camera dall'alto. Quindi poi seguiremo anche l'intervista di Margherita Parlangeli a fine partita. Nel frattempo stavamo continuando a cercare le statistiche individuali, che io naturalmente mi sono perso. Andrea, di qualcosa tu, parlaci dei tanti siti di football che imperversano sul web, quelli che sono da seguire o quelli meno. Non sono più tanti, nel senso che, no, in realtà sono tantissimi, c'è Addol, Beast Mode Football, The Shield of Sport. Intanto è bene che se ne parli, ed è bene che se ne parli per lo sport e non per altri temi che sono magari più cari ad altri giornali, che non andrei a ritirare fuori, ma è esclusivamente per dire che già solo il fatto di essere riusciti a mettere su un campionato dopo quello che è successo, un campionato minore come può essere quello del football, secondo me è un mezzo miracolo, considerata la questione pandemica e tutto il resto. E soprattutto la fragilità economica nella quale versa uno sport come quello del football, che comunque viene supportato, come per esempio nel caso dei Warriors, dai Carpanelli e da un'altra serie di sponsor importantissimi per la sopravvivenza di questo sport, che si è ritagliato una sua nicchia dopo aver vissuto dei fasti incredibili negli anni 80 e 90. Poi c'è stato un debacle, e intanto il calcio d'inizio di Felli riporta con un touchback all'attualità della partita. Warriors che ripartiranno in attacco per provare a mettere qualche punto sul tabellone. Vediamo Sargeni schierato anche in attacco in questa situazione, ancora non l'avevamo visto. Le proviamo tutte. Comunque, per non saperne leggere né scrivere, dopo Johnson dei Guelfi, Malpeli a Valli è il miglior running back del campionato con 74 corse, prima di questa partita 451 yard conquistate. Poi Querzola dei Simen, e poi compare al quarto posto Berezan dei Warriors con 82 portate e 293 yard, una media inferiore perché 3.6 comunque sufficiente. Fimiani, che è un quarterback che corre, dei Guelfi, e poi niente, Puda dei Panthers ancora in nona posizione con 46 corse e 181 yards. Vediamo se l'attacco dei Warriors ricomincia a lanciare con la buona qualità con cui aveva visto prima. Si è liberato Sargeni, forse può provare a lanciargli adesso. Sargeni infatti riceve, numero 28 gli ruba il pallone, palla dei Panthers e ritorno sulle 40, c'è qualche blocco, forse può provare a ritornarla fino alle 30. Sargeni aveva fatto tutto errore benissimo. Errore clamoroso di un giocatore che non deve commettere l'errore di considerare più importante l'avanzamento che la ricezione. Questo è quello che ha fatto, non ha dato peso al fatto che aveva già guadagnato il primo down, ha provato a fare di più e in questo momento perde la palla. Questo è un altro regalo a una squadra che non ne ha bisogno, cioè, come dire, dalla regina Elisabetta e regalarle una piccola porzione di terra nelle campagne dello Yorkshire. Dopo questa citazione meravigliosa, come faccio io poi a parlare adesso? No, comunque Marcello Leone è stato molto furbo, onestamente. Pensavo che andasse per il placcaggio, invece magari conscio del fatto che un difensore si è trovato con la palla in mano, è andato a strappargli la palla e i Warriors buttano al vento la prima occasione di mettere dei punti sul tabellone. Comunque c'è sempre Ennis in campo. C'è sempre Ennis in campo e questa cosa mi lascia abbastanza basito. Malpeli a Valli, che con l'avallo della sua guardia in pool cerca di guadagnare qualche yard, ma fa buona guardia la parte sinistra, anzi la parte destra per la difesa dei bolognesi, dei Warriors, i quali lo fermano dopo un guadagno di 3 yard, cosa che per lui è sotto media, in quanto ne fa di solito 6.1 media a portata. C'è buon placcaggio di Calbucci, che lo ferma intorno a, diciamo, le,
le 4 yard guadagnate, ma il Pelavalle è ancora titolare in questa offense dei Panthers. Prova a correre, riesce a stare in piedi ancora un'altra volta con, dopo tantissimi colpi, la Pelavalle è pazzesco. E vedi le gambettine che ti e poi va sempre avanti. E intanto forse ha conquistato il primo down. Intanto Forlai a terra con un apparente infortunio, speriamo non grave. C'è anche una flag sul campo. No, ma non deve essere niente di grave. Intanto andiamo a vedere com'è la situazione per quanto riguarda i quarterback, dove NC è il quarto quarterback in classifica con 80 completi su 133. Face mask della difesa numero 32, si applica la mezza distanza, primo down automatico. Ed è Lorenzo Vescovini che si macchia di un face mask ai danni di Malpelia Valli sul placcaggio e mezza distanza, quindi un invito a nozze per i Panthers per arrivare a quei 35 che non erano riusciti a siglare poc'anzi. Dicevamo di NC con 3 intercetti, 60,2 la percentuale, 1217 yards, 11 touchdown, il più lungo dei quali suoli 9 di 89 yard. Va NC ancora al lancio verso Alinovi, completamente libero, touchdown. Una S esterna, un'azione un po' particolare e purtroppo Sargeni qui lo lascia passare, gli lascia un cuscinetto tale per cui Alinovi non deve far altro che girarsi, ricevere il pallone, ottimo timing con Hennessy. Noi ci disinteressiamo totalmente della trasformazione che tanto Feli mette dentro, ma cosa ce ne frega, e andiamo a vedere che il primo quarterback italiano in classifica, anche perché forse è l'unico, è Andrea Fimiani con un bel 59 su 108. Dopodiché arriva Rooney dei Wallace in sesta posizione con 86 su 157, 54,8 la percentuale di completi, quindi più della metà, però solo 823 yard, la testimonianza che i lanci sono di solito molto corti. Sì, sicuramente Fimiani è un quarterback diverso che è anche aiutato da un running back completamente di un'altra categoria. Se non mi sbaglio è uno che è stato a tiro di NFL e non ci è arrivato più per difficoltà personali che per mancanze tecniche, diciamo così. In questo momento sembrano aver trovato una buona, un buon balance fra i lanci di Fimiani che riesce a segnare con una grande continuità e le corse di Johnson, che è il miglior running back comunque del campionato. Ecco, diciamo che per quello che riguarda i Guelfi, che sono una squadra assolutamente, nonostante abbiano perso Nasita che li ha portati alla Super Bowl, si dicevano una squadra che poteva essere tra virgolette finita, ha trovato questo piccolo lombardo, il quale giovane e senza una soverchia esperienza sta facendo l'asino e il boia, perché quando lancia, lancia bene e lancia lungo, quando corre, corre bene e conquista. Per cui un'alchimia che porta i Guelfi ad essere veramente un terzo incomodo, molto scomodo. Sì, un quarterback italiano di solito deve giocare in un sistema compatibile con i limiti e le qualità che comunque può mettere in campo, e coadiuvato da degli americani fortissimi. Quello che è successo a Monardi è in realtà molto simile a quello che sta succedendo a Fimiani in questo momento, per questo non è peregrina la tua idea che ci possa essere un terzo incomodo fra... Ma assolutamente, sì. Anche perché con quegli stranieri che si ritrovano sono... Intanto viene segnalata una irregolarità, un fallo, vedo la flag sul ritorno di calcio che non c'è stato in realtà perché è stato un touchback, e vediamo un fallo, comportamento antisportivo, insomma, vediamo, attenzione, c'è una flag, palla morta, comportamento antisportivo numero 24 della di Bianco Panthers, 15 la penalità del punto successivo, primo down Warriors. Michelangelo Leone, il quale si macchia di questa nefandezza, ha regalato 15 yard dopo comunque un ritorno senza nessun... Sì, non vabbè. C'è stato ritorno, è stato un touchback, quindi... Però... Bene i ref comunque che stanno cercando di mantenere la partita agonistica ma tranquilla. Direi che è assolutamente una partita corretta, anche perché quando tu sei
così più forte degli avversari. E il punteggio dice questo, anche se il campo secondo me non dice proprio esattamente questo, però è il punteggio che conta. E niente, non ci sono stati falli personali particolarmente cattivi, anche quello di Calbucci è stata una spinta, sì. Vabbè, lo chiamano, va bene così. Paolo, e abbiamo a correre. Niente, ci sono tre uomini di linea di difesa che non li sposti neanche a dare delle martellate sui piedi. Prima corsa di Vigorito che ha sostituito Berezan per un'azione, infatti adesso sta uscendo dal campo e Berezan ritornando stabilmente nel suo posto. Vabbè, una yard per Vigorito, addirittura quest'oggi non è stato minimamente considerato. Mi sembra che sia Sassoli l'altro ed è un time out, mi sembra chiamato dai Warriors. Parlangeli addirittura in panchina, probabilmente dopo il colpo subito all'inizio del secondo quarto. Sì. Intanto vediamo. 7:51. Dicevamo, domani giocano i Dax Lazio contro il Semen Milano per una partita che in teoria non dovrebbe dire molto, perché i Semen sono una corazzata che sta crescendo, poi hanno il dente avvelenato dopo la sconfitta in Tirolo. Ma in realtà i Dax sono una squadra che soprattutto nel terzo e quarto periodo si svegliano e fanno dei disastri. Sì, i Dax hanno giocato le prime partite senza alcuni dei loro attori principali in attacco. Non mancavano Rinaldi, Pozzebon e Biancalana, e quindi chiaramente era un attacco molto mozzo che comunque riusciva a segnare i suoi 20-25 punti. Da quando sono tornati... Con Hazel che ha fatto dei numeri da circo. Qui a Bologna due fly incredibili. Esatto, essendo completamente solo, tra l'altro. E da quando è tornato, l'offense è esplosa, non è supportata da una difesa utile, diciamo, a vincere più partite. Ma guarda, adesso vediamo questo lancio di Rooney, cosa porterà. Niente di buono, peccato, era bello, l'avevamo appena chiamato. Dicevo, velocemente, i Dolphins si riportano in vantaggio, 28-21. Vediamo la segnatura, un touchdown pass di Galbo su Nocera. No, volevo dire che... Dolphins in vantaggio. Certo. Io ho avuto da dire, ho discusso così un po', sostenendo che comunque, quando tu vedi 62-63 partite finire con questo punteggio, tu dici, le difese cosa facevano? Non è una bella partita. Ma secondo me ci sono degli attacchi veramente stellari quest'anno, per cui le difese, che sono comunque per la maggior parte italiani, fanno fatica. Sono cresciuti anche tanti italiani in attacco, anche come ricevitori, per cui può succedere. Ed è un colpo di testa di Cerullo. Attenzione, no, sarà comunque Panthers. Bravo Linovi a recuperarla. Ma assolutamente inutile questo tentativo, perché tanto l'ha toccata Cerullo e ha reso vano qualunque tipo di ritorno, perché tanto la palla muore lì. Il ritorno sarà comunque dal colpo sulla testa. Da Cerullo ha fatto un colpo di testa, vabbè, battuta scontata, ma concedeteci qualche lezzo e qualche velleità, perché in realtà noi cerchiamo di fare in modo che la telecronaca sia meno pallosa possibile, speriamo di riuscirci. A integrazione di quello che stavi dicendo, secondo me oltre agli attacchi molto sul pezzo c'è anche il fatto che ci sono degli americani quest'anno veramente favolosi in giro per 6 minuti e 21 in giro per l'Italia. 6 minuti e 21 momento. Sharsh è probabilmente il miglior ricevitore americano adesso su piazza, considerato che i Rhinos sono appena tornati dalla seconda divisione, e anche quelli dei Panthers comunque mi sembrano molto, molto proattivi. È chiaro che gli attacchi stanno andando forte ovunque. Bel blocco su Cerullo, ma bravissimo Sargeni che dice basta, stai lì per terra, e c'è qualche scambio di battute. Non è contento del placcaggio di Sargeni, il ricevitore in maglia bianca e specchiata, Matteo Bonzanni, che credo sia la prima ricezione. Difatti ha accusato un po' questo placcaggio a zainetto. Sì, Bonzanni ex Lions, bella ricezione, grande blocco delle Novi su Cerullo ad aprire la strada. Sì, bel blocco, proprio Cerullo è volato via. Ed è un movimento illegale con un free play. Peccato, intercetto, no, non è buono, accidenti, peccato. Cerullo scherza un po' su questo pallone ed è sicuramente un movimento anticipato della difesa, per cui sono 5 yard a favore dei Panthers. Se offside di tutta la difesa con contatto.
5 penalità, ancora primo down. Offside di tutta la linea di difesa. Sì, non se ne è salvato uno. Abbiamo sentito. Oh, intanto noi abbiamo la buona notizia, la mettiamo sempre in forse, che forse, ripeto, se il 5 di giugno, ma lo sapremo lunedì, si giocherà la prima partita della fase orologio a Bologna, potrebbe essere in presenza con tutti i problemi dell'organizzazione, per cui 400 spettatori presenti potrebbero esserci. Speriamo che accada. Cioè, è il momento di tornare un attimino allo stadio, anche perché giocare con il pubblico è completamente un'altra cosa. Intanto Hennessy continua a prendere 10-15 yard. Purtroppo è saltato il box e Hennessy ha girato l'angolo, e quando giri l'angolo non c'è niente da fare. Tu devi come difensore devi girarti e correre lì dietro. Questo è già lanciato, in più anche uno veloce, dove vai? Ancora i Panthers con la formazione tipo in campo, sembrano non volere no. Assolutamente... Hanno solo sostituito Malpelia Valli con Puda, che stanno utilizzando parecchio. Poi dopo vado a chiedergli perché ha due calzini, cioè uno lungo e uno no. Però è una curiosità mia, così. Anche con Diaco come ricevitore. Sì, non mollano, eh. Doppio, Diaco va lungo ed è una corsa di Puda al quale... Riesce a sfruttare un blocco che niente, Sargeni si... è questa purtroppo. Prenderà 15 yard di penalità, invece no, diciamo graziato. Strano perché questo sarebbe stato un fallo da combinare, perché non puoi hammering. Graziato dal ref probabilmente anche a causa, molto nervoso Sargeni in questa fase, forse troppo, considerato che la... He slammed down the receiver. Porca miseria, ragazzi. Abbiamo anche la trasmissione in inglese qui. Sì, no, state attenti perché adesso vi potete cambiare canale, c'è l'altro. Volendo si può fare. Chissà quanti insulti ci stanno arrivando sulla chat, non ho controllato. No, invece ma... no, leggevo. Ed è ancora okay. Puda, il quale fa lo stesso scherzo su Cerullo, cerca di buttarlo per terra. Però il giocatore con la palla può fare quasi quello che vuole. Sì, nessun guadagno, fondamentalmente, sì, poche yard, 3 yard. Però Poda che lancia via Cerullo sul placcaggio. Si scaldano gli animi. I Panthers non ci stanno a perdere. È un grande effort da parte di Poda, che è un giocatore di ottimo livello e quindi sarà contento sì e no di fare il secondo di Malpelia Valli. Hennessy, il solito lancio lob lungo che però stavolta non funziona. E vabbè. Per fortuna, insomma, se no altrimenti, dai, sarebbe ingiusto arrivare a 41 così. Ci ha provato a ripetere il lancio dell'ultimo touchdown di Alinovi, più o meno. Faietti ha coperto molto bene anche perché non si è fatto fregare dalle finte ed è riuscito a rimanere nella traiettoria fino alla fine. Poi il lancio era comunque un pochino più lungo. Hennessy al terzo tentativo, Diaco si sposta sulla sinistra, Diaco che è stata un'arma impropria per tutta la partita, poi... Ma Diaco andrà sicuramente, ecco vedi, andrà in motion, andrà a ricevere sulla parte esterna, però... Alinovi, incredibile! Vabbè, ragazzi, allora ditelo, sparategli, fate prima, non ne posso più, basta, chiamate quattrone, fate qualcosa! L'ha ricevuta fuori? Per fortuna dei Warriors l'ha ricevuta fuori, comunque un catch gesto atletico incredibile, cioè si è avvitato su se stesso in aria, sembrava un manga, sai quando stanno in aria un quarto d'ora prima di calciare il pallone? Uguale. Alinovi lo eleggiamo il manga dell'anno, cosa dobbiamo dire? Alinovi che di terzo lavoro fa l'holder per Felli. Che... Cioè, siccome non sa cosa fare in campo, giocando un po' in difesa, un po' negli special team, molto in attacco, dice aspetta che faccio anche l'holder e vabbè. Diciamo che non è questa forse la partita per valutarli appieno. I Panthers hanno una moltitudine di armi offensive, il che li rende appunto diciamo degni del ruolo che ricoprono in questo momento dei primi classifica. Ecco, Alinovi fino adesso era il quarto scorer, primo italiano dopo Johnson, Sharsh e Hazel, con 9 segnature in 5 partite, 54 punti, una media di 10,8 punti a partita. Direi che niente male. 1:05. 1:05 alla fine del terzo periodo e il primo italiano appunto è il numero
8, cioè ottavo in classifica, Zanetti con 5 touchdown e, e 2 field goal, perché lui fa anche il kicker. Siamo di nuovo al kickoff. Ricordiamo che dopo le segnature, che sono da 6 punti, più un punto se trasformi di calcio e due punti se entri alla mano o su lancio, si riparte con il calcio, con il kickoff. Quindi adesso sarà i Panthers che hanno segnato. Attenzione, perché potrebbero fare, come hanno già fatto, un onside kick. Non ci sarebbe da meravigliarsi. Sarebbe abbastanza eccessivo. Comunque i Panthers hanno segnato con un calcio da 3 punti prima, e quindi segnandolo. Fine del terzo quarto. Porta comunque a un kickoff e intanto finisce il terzo quarto. E non sono certo, ma non so se ci sia la mercy rule in Serie A. No, c'è il tempo che corre. C'è quando si arriva sopra i 35 punti, il tempo corre e non si ferma più fino alla fine della partita. Infatti è volato questo terzo quarto. Sì, no, più lo che altro succederà al quarto. Ha chiamato un minuto, ha fatto un'azione, era già finita, quindi insomma, voglio dire, stanno applicando questa regola. Allora, nel frattempo abbiamo visto che la segnatura era venuta da parte di Alinovi, che sta veramente dimostrando di essere un giocatore incredibile. Fisicamente non è niente di mostruoso, però evidentemente ha delle skills, delle capacità tali per cui diventa un bersaglio molto più che affidabile. Io però vorrei vedere in campo Monardi, scusatemi, ma basta con sto Hennessy, risparmiatelo, fategli prendere un po' di fiato per il proseguo del campionato, a meno che non giochi per le statistiche. Sassoli ci ripensa, torna indietro, ma viene fermato. Primo calcio ritornabile. Viene fermato. 10 yard prima lo fermavano, però lui, caparbio e volitivo, fa un second effort e riesce a portare altri 6-7 yard. Ci spieghiamo che qui i ref fischiano quando il giocatore sembra non più in grado di muoversi. Okay? E invece in lì il carrettino sembrava una molto il rugby. Diciamo che cambiava poco, erano 3-4 yard in più. Vabbè, intanto però fanno curriculum. No, allora, volevo intanto correggerti un attimino, tocca anche a me. Dai. Non ha segnato prima Alinovi, è stata data fuori. Hai ragione. E quindi il calcio è da 3 punti, quindi è giusto e corretto il risultato di 38-0. Ed è un bellissimo screen su Sargeni? Su Vigorito. Ah no, Vigorito. Bellissimo screen, bei blocchi. Ecco, se avessero giocato così fin dall'inizio avrebbero fatto sicuramente più strada. Ma in queste giocate, Massimo, se in realtà i Warriors non si sono mossi male. Il problema di questi giochi qua è che hanno un guadagno di yard molto corto e allora, quindi tendono a essere anche più semplici da gestire. Non c'è un big play, non c'è stato ancora neanche un tentativo di big play. Diciamo che la mia scuola di pensiero dice che se tu lancio esattamente nell'interzona, se tu riesci a tagliare fuori questa linea difensiva con giochi come questi, hai visto il guadagno, perché il problema di questa partita, secondo me, è che la rimaneggiatissima linea d'attacco dei Warriors, in cui hanno schierato un difensore, certo, addirittura come guardia, non ha avuto la capacità e la possibilità di lottare contro la linea in salute e assolutamente rodata dei Panthers, per cui il problema vero è stato quello, perché come vedi, quando tagli fuori la linea sono 12 yard. Vedremo se i Warriors continueranno con questo corto yardaggio. Vigorito intanto è entrato bene in partita. Con un placcaggio che... Altri avrebbero chiamato horse collar tackle. Ed abbiamo il placcaggio da parte di Matteo Froldi. Terzo tentativo e 6 yard. Cominciano a fare qualche cambio difensivamente i Panthers, sono tanti ragazzi giovani, mi pare, nelle posizioni, soprattutto in linea. È un 3rd and 7 per i Warriors. Zanetti sul lungo. Cambia la posizione del running back Rooney ed è un lancio. Lancio per Zanetti che infatti riceve. Come ti dicevo. E chiude il down. Zanetti con la sua stazza è in grado, quando fa tracce corte come questa slant, di liberarsi con una certa facilità e quindi riuscire a ricevere il lancio. Non è indifendibile, però è veramente difficile, perché devi
Cioè, la tecnica del cornerback è quella di mettere una mano attorno alla spalla perché non si sa mai come sicurezza, e con l'altra andare a prendere la palla o placcarlo. Però Zanetti è veramente largo, grande. Sì, con un giocatore così alto, comunque così forte fisicamente, devi rispettare alcune cose, devi rispettare il fatto che potrebbe riceverti sulla testa come stanno provando a fare adesso. No, c'era anche un fallo che infatti è stato chiamato. E questa è fortuna, perché Zanetti in quel momento aveva la palla esattamente nelle mani. L'intervento... C'è stato comunque un holding abbastanza chiaro da parte del defensive back prima che Zanetti iniziasse il movimento di ricezione. Però il difensore era tagliato fuori, per cui se l'avesse tenuta avrebbe potuto comunque avere un free play. Esatto. C'era comunque la possibilità di riceverla. Sì. Warriors che quindi entrano nello spazio difensivo dei Panthers, si muoveranno all'incirca intorno alle 45. Interferenza sul lancio da difesa numero 23. 15 la penalità dal punto precedente, primo down automatico. Sulle 40 Warriors. E il criminale Francesco Diaferia, criminale ovviamente si scherza, e il quale si macchia di questo fallo, ma tenere Zanetti fermo è abbastanza difficile, soprattutto perché avete visto che dal punto di vista, il lancio era preciso, lui è più alto, quindi fallo obbligato. No, ma non è un caso il fatto che abbia segnato a tutti, è chiaro che si fa un pochino fatica a cercarlo costantemente perché ad un certo punto diventa troppo. Attenzione! Fatto De Lussu, è completamente libero, De Lussu può avvicinarsi alla... Ed è segnatura! Segna. De Lussu ha una delle sue prime azioni in Serie A, questo, dei Warriors Bologna. Questo piccolo salto simpaticissimo, ricorda un po' Malpelia Valli come modo di corsa e come tutto, però... Anche i Warriors hanno portato i 6 punti della bandiera, tra l'altro da un giocatore, come si dice, underrated. Penso, se non alla prima azione, comunque a una delle prime azioni della sua carriera in Serie A, sarà molto soddisfatto, anche perché non giocare per così tanto tempo non è mai semplice, entrare, esordire così. E tra l'altro, ottima la strategia dell'offensive coordinator, il quale ha chiamato lanci, 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 poi quando meno te l'aspetti, perché è ovvio che lì col tempo che corre lanci, cosa fai? Una bella corsa, ed è una corsa non corta perché mi sembrano più di 30 yard, una trentina di yard. Attenzione che i ref stanno ragionando se sia touchdown oppure no dal punto di vista della caduta, perché c'è un fallo. No, pare per la caduta precedente al TD. Beh, sarà sulla una yard al massimo. Nulla toglie il gesto atletico. Il touchdown è valido. Quindi Andrea De Lussu al primo TD dei Warriors Bologna di questa partita. E stasera si beve. Si porta le paste, come si dice a Bologna. Eh sì, eh. Se poi lui portasse i dolcetti sardi, ti assicuro che con un goccio di mirto non ci farebbero sicuramente schifo. Ecco, va bene. Guardando come hanno giocato Vigorito e De Lussu, se vogliamo trovare una nota positiva di questa partita, forse il fatto di poter avere più possibilità non è male. Tanto qua. Bello, molto bello, molto bella reattività. Mi sembra chi è il Parlangeli, l'holder. Una bella reattività su Zanetti, ma altrettanto bella la reattività dello special team contro il kickoff, contro il field goal dei Parma Panthers, i quali hanno chiuso Zanetti, che aveva una bella porzione di campo. Se avesse saltato quel placcaggio sarebbe andato dentro per i 2 punti. Non è che cambiava molto, però il 7 mi piace più del 6. Sì, anch'io sono abbastanza appassionato di questo numero qua. Allora, andiamo a vedere intanto come... ...e 18 a giocare, si torna nella gestione standard del tempo. Ah, si torna alla gestione standard del tempo, dice l'arbitro, perché non essendoci 35 punti, ma solamente 32 di differenza, non c'è più la gestione del tempo a correre, quindi si ritorna alla gestione normale. Intanto i Dolphins riprendono il largo con un touchdown pass di Galbo sul solito Gianfelici, e vanno a 35-21 sui Guelfi. Guelfi che ci hanno fatto credere di essere tornati in partita al 100%, e poi... Ma secondo me è truccata sta partita. È tutto finto, ci stanno prendendo in giro perché vogliono che noi diciamo delle stupidaggini. Siccome non ne diciamo abbastanza... No, diciamo che non vogliamo entrare in discorsi che poi va a finire che ci vengono a cercare. Però è comunque strana
No, ma loro lo sanno che le telecronache che vengono da Bologna sono abbastanza burlesche. Time out su un kickoff. Ma si vede che sono in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, va tutto bene. Interessante questo sviluppo della partita di Ancona. Non è che ci fanno mancare le emozioni, eh? Intanto qui a Bologna le cose proseguono con tranquillità, si veleggia verso il termine della gara, ampiamente in vantaggio i Panthers di Parma, che comunque confermano di essere la squadra da battere, simmen permettendo ovviamente. E a questo punto vedremo la classifica come si muoverà, perché di certo le due partite di oggi daranno un piccolo scossone alla partita, perché ricordiamo che dopo la prima Panthers, la seconda Simen, ci sono quattro squadre appaiate che sono Guelfi, Warriors, Dolphins e Dax. Esatto. I Rhinos hanno già guadagnato l'ultima posizione, quindi si ripeterà il derby di Milano. Peraltro i Rhinos erano partiti molto bene e hanno questa coppia di americani con il francese, che non mi ricordo come si chiama, che sono incredibili. Chilani. Il francese dei Rhinos. Sì, diciamo che è andato tutto un pochino in rovina dopo la sconfitta con i Dax, che non si aspettavano, e poi è arrivata veramente all'ultimo secondo, e quello è uno stronca sogni non da poco, anche perché altrimenti sarebbero al pari dei Warriors, anzi addirittura sopra, avendo vinto lo scontro diretto. E in una stagione del genere, così tanto, con così tante squadre molto vicine l'uno con l'altro, può capitare. Certo, non arrivare ai playoff per i Rhinos potrebbe non essere un problema. Non arrivarci per i Warriors potrebbe, sarebbe diverso, diciamo così. Ma chiama fallo perché la palla è uscita, però a me sembrava che l'avesse toccata il giocatore in maglia bianca, no? Niente. Quindi adesso i Panthers possono decidere di far ricalciare il calcio oppure di partire dalle 40. Boh, penso che cambi poco. Penso che cambi poco, però sembrerebbe che ripartissero dalle 40, visti così. Perché c'è l'ado della fuori campo, si ricalcia 5 yard indietro. Ah no, si ricalcia, va bene. E dicevamo, quindi insomma, questo campionato che ha dato abbastanza emozioni. Ripeto, avremo sicuramente la fase orologio che dirà tante cose perché la classifica potrebbe essere comunque ribaltata e ci sono due posti a disposizione ancora per i playoffs, che si giocheranno, come dicevi poc'anzi, nell'incrocio di due semifinali, quindi passano le prime 4 su 7 con la classifica 1-4-2-3. Esattamente. E sarà molto interessante appunto come si concluderà il tutto, anche perché incredibilmente uno che arriva sesto per standing di classifica rischia di avere una fase orologio molto più agevole di chi è arrivato terzo, e questo per quando ci sono tutti pari. Sì, in effetti è vero, perché comunque possono diventare dei punti importanti, perché quella che è davanti a te in classifica è una squadra che comunque aveva il tuo stesso numero di punti ed è una parata bassa. Andiamo, dove andiamo? Fuori. Le squadre sono più o meno tutte allo stesso livello, queste quattro centrali dalle quali dovrebbe uscire la coppia delle altre due semifinaliste, sempre che i Rhinos non si sveglino e facciano un colpaccio. Però già il fatto che vanno a giocare con i Simen la prima, con i Panthers la prima, o una delle due partite, insomma, è abbastanza impegnativo. Quello sicuramente. Per i Warriors sarà importante, nel caso dovessero incontrare i Guelfi come pare, essere nella miglior condizione dal punto di vista offensivo, perché la difesa dei Guelfi, come abbiamo visto anche oggi contro i Dolphins, concede molto. I Warriors hanno tenuto a 6 punti i Dolphins, e quindi le possibilità ci sono, e poi a quel punto lì, con una classifica così stretta, può veramente capitare di tutto. Intanto adesso Monardi è tornato in campo, primo lancio e completo su Bonzanni, ricezione per 15 yard, fermato ancora prima che cadesse, situazione molto simile a quella di prima di Sassoli. Calbucci prova lo stripping, ricordiamo che Calbucci è, allora, in termini di placcaggi,
in una partita Calbucci è il giocatore in terza posizione, Grossi dei Panthers in seconda posizione e Grossi dei Guelfi in seconda posizione e il migliore è Cerini dei Dax Lazio. Grossi dei Panthers. Scusa, dei Panthers, che ha ottenuto questo record di placaggi contro i Dax. Monardi ha una drag del tight end. Adesso stanno provando anche delle azioni con lanci su ricevitori, chiamiamoli secondari. Avete visto che fino adesso i tight end o gli slot non erano utilizzati per niente, mentre invece Monardi si sta orizzontando proprio sui ricevitori non di prima fascia, quindi non su Alinovi. Sì, non sono neanche più in campo. Zatti ha ricevuto una palla su una drag. Ancora Monardi che adesso spara lungo. È ricevuto dal numero 17, touchdown. Il quale proprio viene a Bologna per festeggiare un touchdown. Il numero Rocco 17. Bombicini, tutta la squadra dei Panthers che va. Rocco Bombicini, da quello che vedo, è il primo touchdown della sua carriera. È sicuramente il primo touchdown della sua carriera. È un ritorno al touchdown di Monardi che ci fa tornare al 2012-13 forse. Tra l'altro c'è un fallo perché questi c'è festeggiamenti. Sicuramente una flag dopo la segnatura. Che può essere per invasione di campo, può essere per taunting, può essere per mille ragioni. Vabbè, ci dai. Bonvicini, che tra l'altro a occhio deve essere parente del presidente. Deve essere dei parente del presidente. Ha fatto una ricezione clamorosa sul lancio per Rocco tanto. Bonvicini, quindi... è il padre del presidente dei Panthers. Ok. Il quale ha segnato il primo touchdown della sua carriera. Quindi congratulazioni Rocco, bravo, sei venuto proprio a Bologna a fare sta festa, non è stato carino da parte tua, però va bene, insomma te lo meriti, dai, hai fatto una bellissima ricezione, hai eluso la sorveglianza del cornerback, insomma ragazzi, quando le cose vengono fatte bene. Il comportamento dispotivo di tutta la squadra dei Panthers, il fallo viene applicato al kickoff. Allora, io avrei dato 15 yard a 50 persone che diventano 750 yard. Touchdown Warriors. Cioè, voglio dire, attenzione. Questo invece... rientra in uno di quei video dell'NFL dove i ref fanno le chiamate tipo tutti tranne il centro. Esatto. Tanto Felli. Basta solito. Felli, non ne possiamo più. Sbagliane uno, per favore. Punteggio che ritorna quindi in situazione di mercy rule, quindi con il tempo che corre. 44-6, ma io sono convinto che i Warriors... piazzeranno un'altra zampatina, dai. No, sicuramente non è Bonvicini, non è il padre di se, cioè di se stesso, e sicuramente non è il presidente. No, 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 è proprio il padre del presidente. Ha 73 anni ed è la prima partita che gioca perché si è voluto allenare molto. No, comunque Rocco, bravo. Bella segnatura, complimenti. Sì, molto bravo, anche perché probabilmente Cerullo non si aspettava un lancio così profondo da parte di Monardi, anche perché Monardi non gioca da qualche anno. Si sarà allenato nel mentre. Contando che ha fatto 3 su 3, direi che 3 su 3 è un touchdown, direi che si è tenuto in forma. Ma Monardi è sempre stato un quarterback molto preciso, per cui non mi meraviglio e ripeto, anche nel momento in cui entri con le seconde linee e stravolgi completamente lo schema di gioco, perché, ripeto, ha lanciato su tutti quelli dove, su tutte le posizioni dove non aveva lanciato prima Hennessy. Quindi la difesa abituata a difendere sui lanci esterni, sui lanci lunghi, vabbè, questo era un lancio lungo, però comunque li ha colti di sorpresa, è ovvio che hanno lasciato ricevere anche dei ricevitori come la drag di prima. Quello senz'altro, tra l'altro Monardi ha dato sempre il suo meglio nella sua storia, nella sua carriera, quando riusciva ad allenarsi insieme a un quarterback americano o un coach americano. E quindi sicuramente il fatto di essere tornato in una condizione di questo tipo per uno che ha vinto più di un campionato, è uno dei pochi comunque QB italiani che è riuscito a vincere dei campionati, sicuramente l'ha fatto ritornare ai vecchi fasti. Sassoli, bel blocco del numero 78 che stende il tight end ed è veramente una bellissima azione. Ed è il 78 dei Warriors che piazza un bellissimo Fantazzini. Blocco, Fantazzini, anche lui figlio d'arte e nipote d'arte, che piazza un fantastico blocco sull'ex tight end Dario Zatti, il quale va per le terre, vabbè, comunque negli special team ci stanno, anche perché sono scontri abbastanza in velocità. Ottimo ritorno di Sassoli, che ha trovato quel buco interno che c'è più o meno sempre stato in tutti i ritorni che si sono visti quest'oggi.
Buona posizione di campo per i Warriors per ritornare a segnare. Abbiamo ancora Randy Bessardo, il quale ha detto che vuole segnare ancora. Russo prova ad andare. Russo è fantastico, però è piccino e per cui quando fischiano bisognerebbe fermarsi, però probabilmente hanno le orecchie foderate di prosciutto di Parma rigorosamente, attenzione. Sì, placcaggio leggermente in ritardo. Vabbè, rispetto, dai. Non rispetto è stato, al fischio. Non è stato cattivo. C'è una va flag, bene. Non vedo dove, ma credo. Io non vedo. Ah, sì, là in fondo dalla parte opposta. Procedure legali d'attacco, 5 ecco. Uomini nel backfield. 5 penalità, si ripete il primo. Noi che speravamo che avessero graziato i Warriors con una penalità a favore, invece la penalità è contro, procedura illegale. E vabbè. Comunque, tirando le somme, Panthers pronti alla fase orologio, ma soprattutto pronti per i playoffs. È ovvio che loro tirano al Super Bowl. Mi viene da pensare un attimo, intanto che Rooney si prepara a questa azione, che Bonvicini, Boni, lo stesso Bello dei Warriors sono la nuova leva dei ricevitori dei ricevitori italiani, considerato che tra un po' ci sarà un po' di ricambio generazionale tra i vari di Tunisi e Finadri, quindi molto bello vedere queste piccole nuove leve che segnano. Intanto i Panthers hanno messo in campo credo la terza o la quarta squadra, però Berzan non ha interesse in tutto questo, riceve una specie di shovel pass da Rooney, che era in evidente difficoltà, ma dietro i blocchi della linea riesce a smistare la palla e siamo a un secondo tentativo, quindi 10 yard di guadagno. Buono Berzan e siamo al lancio veloce su Zanetti, che in tre tempi juggle the ball e la riceve. Sì, la ricezione e la linea d'attacco dei Warriors non sembra riuscire a contenere neanche questa linea di difesa, nel senso c'è tantissima pressione su Rooney, che deve molto spesso scappare. Anche qua è stato salvato dall'ottimo blocco di Delusso. Io sto Delusso lo farei giocare di più, però. Infatti adesso si sta giocando le sue chance in maniera direi egregia. Infatti corre, guadagna anche con un fallo, guadagna le 10 yard che servivano e intanto chiude il down. E questo Delusso è quello che lo ha preso quasi per la mascherina, si è fatto male alle dita ed è caduto al suolo. Rovinoso. Bello, bello. Delusso è la sorpresa piacevole della giornata. Anche i Panthers sono una piacevole sorpresa, nel senso che pensavamo che non sarebbero riusciti a fare più di 44 punti, invece con 45 sono riusciti ad andare oltre le nostre aspettative. Vabbè, si scherza. Andiamo a vedere invece cosa succede ad Ancona, dove i Guelfi hanno segnato e siamo 35-28. Continua. 2 minuti e 19 al termine di questa partita. I Warriors in attacco, c'è tutto il tempo per segnare. Dicevamo, in questa partita dove i Guelfi non si danno per vinti, 35-28 il punteggio al momento. Warriors partono di nuovo con Rune, che scappa subito sulla destra. Vuol provare a lanciare, ma in realtà corre, fa uno shovel oltre la linea. No. Questa è stata proprio una stupidità. Oltre la linea, ma fortunatamente per lui era già uscito e quindi non verrà sanzionato per questo lancio. Non è stata una pensata geniale, perché bastava che si buttasse in avanti e arrivava quasi alla chiusura del down. È stato graziato dalla linea, dai. Sì, fortunatamente era già fuori. Secondo tentativo è 5, palla sulle 16-17 yard. 2 minuti. 1 minuto e 54, ah no. Vale per l'avviso di 2 minuti. Vale per il 2 minutes warning, 1.54 il tempo corre. Corre sia che tu lanci che corra. Non è ancora. Capogrosso sempre in posizione di fullback. Lancio veloce su Zanetti, che va a prendere il primo down e qualcosina di più. Il placcaggio del numero 5, Tommaso Greci. Ogni placcaggio, ogni ricezione da parte delle seconde linee viene festeggiato dai Panthers, da tutta la panchina dei Panthers, il che è molto bello da vedere. I Warriors provano a mettere qualche punto sul tabellone, anche perché questo potrebbe contare in fase di tie break alla fine del campionato. E quindi sarà importante non solo gli scontri diretti, perché la classifica avulsa potrebbe
necessitare di qualche altro dato per dare la classifica finale? Guarda, onestamente io per le prime partite, le prime sei partite disputate dai Warriors, speravo e contavo di vedere un attacco un po' più esplosivo. Non sono stati, a parte in un paio di occasioni. 42 giocare, i Warriors ha chiamato il loro ultimo timeout. Avete sentito? Non sono stati particolarmente esplosivi, quindi spero che adesso, comunque con questa difesa, non questa in campo, quella di prima, come hai visto, hanno avuto qualche problema a muovere la palla. Però in questo momento stanno riuscendo a dimostrare una certa coesione, una certa precisione, una certa capacità. Ripeto, scusante non da poco il fatto che la linea è totalmente rattoppata. Tu sai meglio di me, da uomo di linea di difesa, che la linea d'attacco deve funzionare come un orologio. Diciamo che è proibitivo giocare con una linea da sistemare. Se poi dopo giochi contro quella che è in questo momento la prima in classifica, Tato Delussi si libera di nuovo e arriva a tiro del touchdown. Mancano 2 yard e Delusso meriterebbe di chiudere con la seconda segnatura. Poi voglio vedere tutti i Warriors andarlo a festeggiare come hanno festeggiato. Sì, è stata una bella scena nonostante Rocco. La flag. Lancio per ci Zanetti. Siamo? Ce l'abbiamo fatta. Speravo Delusso, ma va bene Zanetti. Zanetti che mantiene la sua segnatura in tutte le partite. Lui, per non saperne leggere né scrivere, lui la sua segnatura la fa. Se sono 6 ricevitori, fanno tutti come lui, quasi tutte le partite sono vinte. Ma non è così purtroppo. Va bene, il punteggio si fissa per adesso sul 12-45 in favore dei Parma Panthers. E andiamo al calcio di Zanetti, il quale dice, va bene, ho fatti 6, fammene fare anche un altro, va. Sì, Zanetti molto bravo nei calci da fermo, di solito lo fa Raya, che chiaramente... C'è troppa gente in campo. C'è qualche problema in fase di schieramento nel field goal. Sì, diciamo che era un po' pretenzioso, vigorito. Brutto snap, infatti, ci siamo, attenzione, andate a prendere quell'uomo, perché ecco, va bene. Altrimenti sono 2 punti. Niente, 12-45, mi sa che questo è il punteggio finale di questa partita. Sì, i Warriors hanno fatto vedere qualcosa alla fine con la seconda difesa dei Panthers schierata. Diciamo che non era questa la partita da vincere, ma come abbiamo detto c'erano dei buoni propositi almeno iniziali. Si sono viste una... Un minuto e 0,5, si torna a gestione standard del tempo. Si è vista una squadra che all'inizio voleva provare a imporre la maggiore importanza di questo incontro rispetto a quella che potevano mettere i Panthers. Ma guarda, secondo me... Comunque, al di là di tutti i problemi di personale che affliggono parecchie squadre di solito, diciamo che i Warriors hanno fatto vedere un orgoglio abbastanza rinnovato. Questa è una cosa che fa ben sperare per le prossime 2 partite, che fortunatamente, essendo a metà classifica, i Warriors, i Carpanelli Warriors, avverranno contro delle avversarie di livello paritetico. Non ci sarà lo svarione di dover rincontrare Panthers o Seaman. Per cui, anche se hanno preso una sonora bancata sia dai Rhinos che dai Guelfi, diciamo che sono squadre alla propria portata. Mi spaventano di più i Dax, perché sicuramente hanno messo in piedi un impianto assolutamente invidiabile. Tanto abbiamo visto un primo piano meritatissimo per Delusso, proveniente dai Sirbons, e alla prima esperienza in Serie A con i Warriors. Intanto c'è una flag... Defesa da panchina, della squadra che riceve 5 yard di penalità dal punto del kickoff. Vabbè, 5 yard di penalità contro la panchina dei Panthers, ha già preso 20 yard la panchina. Cioè, la panchina da il ref ci ha lasciato con un commento abbastanza chiaro su quello che è successo, ovvero che qualcuno si è ritrovato nel mezzo intanto che il ref stava correndo nella sua posizione, penso che si sia inciampato e sia caduto, cosa che ai ref mediamente non piace. Sì, secondo me lo hanno fatto apposta. Non ti so rispondere. Cosa fa? Calcia l'arbitro?
sta scaldando la gamba. Ed ecco Zanetti al pum, al calcio corto e basso che viene quasi parato. Stessa azione di prima, va sulla sinistra, stavolta però viene fermato prima di uscire da Berezan, che fa buona guardia, lo Zar, perché anche i Warriors hanno lo Zar, non ce l'hanno solo bene, parliamone. Il proprio Zan, anche se adesso non si può dire perché si rischia di no, per carità, entrare in argomenti. Per carità, solo congiunzioni, preposizioni semplici, preposizioni articolate e basta, perché sennò fino alla fine è politicamente scorretto. E intanto vediamo che i Panthers probabilmente si inginocchieranno nelle... manca un minuto. Un minuto e 0-1, ci sarebbe lo spazio per un bombardone. Probabilmente si inginocchieranno per far finire questa partita. Resta sempre 28-35 il punteggio con i Dolphins in vantaggio sui Guelfi di Firenze. Sì, poco cambia per i Warriors, a dire la verità, nel complesso di tutto. Victory formation per Monardi che si inginocchia e la partita andrà verso la fine. Calbucci ha detto che va a casa, anche se in realtà non è finita, ma non so, cambia se poco. C'è un'altra azione effettivamente. Calbucci tra l'altro togliendosi il casco rischierebbe di uscire ancora prima. Non capisco cosa stanno facendo gli arbitri, di cosa si parli. Comunque il 45-12 è fissato nella memoria e nello score della partita. Cosa volete che vi dica? La partita è stata divertente, spero che vi sia piaciuta. Sicuramente è stata più combattuta quella di Ancona, che comunque non è ancora finita. Siamo sempre sul 28-35 per i Dolphins, che hanno comunque... ed ecco, finisce in questo momento la partita con i Panthers, che chiudono con 6 vittorie su 6 partite disputate il campionato, l'ultima ai danni dei Warriors. Andrea, che dire? Tutti i 15 giorni che mancano alla prima ipotetica data del girone orologio saranno da ponderare per cercare di agguantare questa terza o quarta posizione ancora disponibile. Sì, credo che di questa partita la cosa migliore che si possa fare è accantonarla e ricominciare a rimettere quell'impegno che è servito a battere i Dax in un momento cruciale della stagione. Stiamo parlando di una stagione completamente diversa, ancora si può arrivare in fondo ottenendo il risultato minimo. Sì, soprattutto ripetiamo, perché esiste questa parità fra 4 squadre, che è una situazione abbastanza irreale, perché non credo che sia mai successa una cosa del genere. Note positive: alcuni giovani Warriors si sono distinti e alcuni hanno giocato in doppio ruolo, in posizione fuori ruolo, e questa è stata una cosa molto bella. Diciamo che ci sono tutte le premesse per altre 2 partite che saranno forse la parte più importante del campionato per i Warriors. Se mi interessava, volevo assolutamente chiudere con... un applauso al numero 59 Stefano Orru, che è in campo dimostrando un coraggio che non so se io sarei in grado di avere, quindi congratulazioni a lui per l'impegno e la forza di volontà di essere in campo oggi. Quindi insomma adesso noi possiamo lasciare la linea, se adesso chiedo alla regia. Allora, le interviste probabilmente di Margherita Parlangeli non ci saranno, per cui noi, ringraziando la parte tecnica, Fabio Mazza che ha tenuto lo score, ringraziando Alessandro Vai alla regia e ringraziando i 2 cameraman, che adesso Giuseppe Di Leonardo e Camilla Andrini, noi, Andrea Mirenda e Massimo Terracina, vi ringraziano per averci seguiti. Speriamo che la partita vi abbia soddisfatto e sul punteggio di 35-28 che non lo sbloccano ancora nel quarto periodo, ma continuate a vedere lo streaming su FIDAF o su Twitch, su per quello Game che Day di FIDAF. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima partita, che comunque sapremo se sarà il 5 di giugno e probabilmente in presenza. Questo è quello che noi speriamo. Speriamo tutti, e grazie ancora per essere stati con noi, e
Alla prossima. In bocca al lupo al tuo campionato con i Vipers. Ciao. Grazie a tutti. Mille.